Bocca al lupo. Grazie Aldo. Andate. E allora prosegue la staffetta. Dopo questi prestigiosissimi ospiti ci caliamo nel clima di questa sfida. Vedete già la ola da parte dei tantissimi supporters bianconeri. Colpo d'occhio notevole allo stadio 11 giugno di Tripoli, in formato esportazione, quindi questa Supercoppa italiana è una sorta di bis. Abbiamo già ricordato nel 93 il Milan batte il Torino con un gol di Marco Simone. Intanto strette di mano e applausi per Arrigo Sacchi, che si sta accomodando nella tribuna d'onore, dove abbiamo già visto la stretta di mano tra l'ingegner Alzati, Gheddafi e il presidente della FIFA Blatter, mentre le squadre fanno l'ingresso sul terreno di gioco e si scalda il pubblico. Alla testa del gruppo vedete Stefano Farina, l'arbitro di questa serata, che sarà coadiuvato da Sagnoli e Gemignani. Racalbuto il quarto uomo, ci sono, Bruno, gli ingredienti giusti, sì, al di là di quello che si è detto magari in eccesso. Sì, forse troppo in eccesso. Comunque adesso è arrivato il momento di giocare, mi sembra che tutti gli ingredienti ci siano, sia dentro il rettangolo verde e soprattutto fuori. Non ci aspettavamo un clima così pieno di entusiasmo e la tifoseria è divisa in due, metà, diciamo, un tre quarti bianconera e l'altra parte, diciamo, è giallo-blu. Comunque, diciamo, c'è grandissimo entusiasmo, ci sono tantissime personalità, è una partita sentita e auguriamo veramente ai telespettatori di assistere ad una buona partita. E a proposito di personalità, li vediamo uno a fianco all'altro, Adriano Galliani e l'ingegner Gheddafi, che adesso vanno verso i 22 in campo, schierati insieme al quartetto arbitrale. Pubblico soprattutto di fede juventina e quindi il bianconero predomina, sono 10 i club della Juventus qui a Tripoli, naturalmente un rapporto che si è consolidato anche grazie alla famiglia Gheddafi all'ingresso appunto nella società per quanto riguarda il pacchetto azionario, che vedrà poi nel consiglio di amministrazione proprio l'ingegnere dal mese di ottobre. Una cornice quindi che adesso si stringe intorno alle casacche del Parma e della Juventus, Francesco, perché c'è grande fame di calcio italiano. Sì, ma uno si poteva immaginare qualche simpatia verso questa squadra appunto bianconera, ma addirittura portare 30-40 mila persone, abbiamo visto l'entusiasmo proprio in città. Sembra veramente che questa partita si stia giocando in Italia, in una città che può essere Torino o diciamo Palermo, dove c'è un altro grandissimo attaccamento a questa squadra bianconera. Sono arrivati da diversi paesi africani i tifosi della Juventus, mentre si prosegue sotto la nostra postazione con il cerimoniale. Qui stiamo già vedendo la formazione con cui Cesare Prandelli intende affrontare i campioni d'Italia. Frei in porta, la linea difensiva 4 con Diana numero 2, Falsini sulla corsia di sinistra con il 3, i centrali saranno Bonera con il 5, Ferrari con il 21, Lamucci numero 8, Donati con il 29, Nakata numero 10, Marchionni probabilmente nelle vesti di trequartista con il numero 7, alle spalle di Adriano numero 9 e Marco Di Vaio capitano con il numero 20. Avete visto ancora uno scambio di cadeau da parte dei dirigenti del Parma e della Juventus verso l'ingegner Gheddafi. Ecco qui una stretta di mano, presenti naturalmente Antonio Giraldo, Roberto Bettega, Luciano Moggi, il direttore marketing Romy Gai, a fianco appunto all'ingegner Gheddafi, che ricordiamo al di là di tutte le cariche è soprattutto un grandissimo tifoso bianconero. Sì, il tifoso bianconero e soprattutto credo che lui ci tenga tantissimo, è un giocatore dell'Altiad, una squadra allenata da Cucureddu, che quest'anno vorrà fare molto bene come al solito. Tutto è pronto, sarà il Parma a calciare il primo pallone. Andiamo quindi a vedere lo schieramento anche dei campioni d'Italia, che propongono l'ex Buffon, poi una linea difensiva a 4 con Thuram numero 21, Moretti sulla corsia opposta numero 24, i centrali Giuliano con il 13, Montero con il 4, centrocampo da destra con Camoronesi numero 16, Tacchinardi con il 3, Bagliocco con il 20,
Nedved con il numero 11, le punte Salas con il 9 e il capitano Alessandro Del Piero numero 10, una Juventus che quindi propone questi due esterni che probabilmente, Bruno, vedremo, si scambieranno spesso la posizione, mi riferisco a Camoranesi, sì, e Nedved. Chiaramente due esterni di attacco e che possono all'occorrenza andare a fare anche i trequartisti, a volte credo lo farà maggiormente Nedved, che ormai dalla passata stagione è portato ad accentrarsi. Comunque sono due giocatori che possono occupare sia le corsie esterne sia quella centrale. Ricordiamo, assente per squalifica l'olandese Edgar Davids dopo l'episodio di Trieste con Contra. Due turni per lui, dovrà saltare anche il primo match di campionato e quindi questa sera cede il posto a Baiocco, mentre mancano per scelta tecnica Matteo Brighi e Marcelo Zalaghieta, sì, l'uruguaiano sostituito dall'altro Marcelo Salas. Sì, qui c'è stato subito un buon tiro di Tacchinardi deviato e appunto c'è questo calcio d'angolo battuto da Del Piero, una Juventus che è partita subito abbastanza sparata. Ed è proprio Del Piero adesso dalla bandierina osserva la posizione dei propri compagni nel grappolo. Il pallone viene allontanato dalla difesa emiliana, ma è ancora la Juventus ora che prova con Camoranesi. Il pallone viene messo verso il fallo laterale, ma Fazzini riesce a mandarlo in avanti. Il recupero immediato da parte di Del Piero, che cerca di incunearsi. Due su di lui, palla dentro per Nedved, allontanata all'ultimo istante. Eccolo qui, Pavel Nedved, sì, Sabri Lamouchi, che ha addirittura, pensa, 3.000 tifosi speciali, tutti per lui dalla Tunisia. Ricordiamo le origini del francese, sono proprio in quel paese. Abbiamo visto anche qualche striscione appunto per Lamouchi. Ritornando alla partita, c'è stato subito questo break di Del Piero sulla destra, dove ha creato qualche problema alla difesa del Parma. Ancora in fase d'attacco la formazione di Marcello Lippi, si è portato in avanti anche Lilian Thuram. Juventus che conquista il secondo calcio d'angolo, salgono i lunghi Giuliano e Montero, stessa difesa con cui la Juventus si è presentata al trofeo Berlusconi contro il Milan. Abbiamo già parlato delle varianti, mentre vedete Cesare Prandelli alla prima avventura con il Parma, un passato naturalmente di diverse stagioni con la maglia juventina, e proprio l'anno scorso, mentre senza esito abbiamo visto questo calcio d'angolo, incontrò alla guida del Venezia la prima giornata la sua Juventus, 4-0 a delle Alpi, risultato pesantissimo, poi l'esonero con qualche giornata di ritardo, sì, dopo quel risultato. Un allenatore molto bravo, chiaramente anche questo inizio di stagione non è stato dei più promettenti, ma credo che sia più che altro dovuto al fatto che il Parma ha cambiato tantissimi giocatori, per cui dovrà trovare una certa condizione fisica e soprattutto tattica in questi giocatori e farli giocare il più possibile assieme. Soltanto così si possono trovare i meccanismi giusti. Una linea verde, quella scelta dalla società e dal direttore tecnico Arrigo Sacchi. Eccolo il Parma che si fa vedere con la Muscilla. Il pallone viene gestito male però da Marchionni, che ha cominciato in posizione di trequartista. Va proprio Marchionni a tentare il recupero del pallone, viene anticipato da Nedved, quindi con calma Moretti, poi Montero, ancora Moretti, buono il suo inizio di stagione, sì, molto buono. Ci sono stati anche complimenti da parte del tecnico Lippi. Sì, poi è andato ad occupare una situazione giocando appunto sulla sinistra, dove aveva giocato poco anche a Firenze in quella posizione, però ha dimostrato subito una buona condizione e soprattutto buona personalità. Thuram, naturalmente una gara che ha sempre un fascino in più per lui, grande ex insieme a Gigi Buffon, ricordiamo Thuram dal 96-97 arrivando dal Monaco fino allo scorso anno, poi l'approdo a Torino e subito lo scudetto. Eccolo Thuram, la verticalizzazione, parte Del Piero, posizione regolare, prova la Veronica Del Piero, vede Nedved con la coda dell'occhio, non riesce però a servirlo, quindi lavorano adesso i centrocampisti del Parma con il solito Sabri Lamouchi, Nakata. Sono proprio due giocatori che quando vedono bianco-nero affinano le armi, mettono nel mirino la porta juventina. Nakata addirittura doppietta all'esordio, lo ricordiamo, nel campionato italiano con il Perugia. Poi un gol pesantissimo per lo scudetto della Roma. E poi per conquistare la Coppa Italia nella finale d'andata, il 2-1, dopo che la Juventus sembrava lanciata verso un facile successo. E quindi quel risultato combinato con l'1-0 di Parma, rete di Junior, ha dato la Coppa tutti alla gol formazione molto pesanti. Emiliana. Comunque la Juventus deve stare appunto in queste situazioni
Ecco, tra Adriano, Di Vaglio, provano lo scambio. Tra Di Vaglio e Adriano, perché se lasciano molto spazio alle spalle i difensori della Juventus possono andare in grossa difficoltà. Un centrocampo interessante, soprattutto in prospettiva, quello di Prandelli, che ha recuperato Massimo Donati, su cui punta molto, anche se è giovanissimo, l'ex milanista ha la bacchetta. Qui vediamo proprio il tecnico Prandelli per dirigere questo settore nevralgico. Un Donati che, ricordiamo, è arrivato alla corte emiliana ai primi di agosto, poi un brutto infortunio alla caviglia il 10 nella gara pareggiata a Cesena, ha recuperato, quindi ora in posizione centrale Giostra, sì, supportato da Lamouchi e Nakata. Sì, Lamouchi leggermente ha più diciamo proiezioni offensive rispetto a Donati. Donati fa la cerniera davanti ai quattro difensori in linea, e sugli esterni appunto sia Marchionni che Nakata possono creare qualche problema, perché hanno tecnica e soprattutto velocità. 6 minuti di gioco, 0-0 il risultato qui a Tripoli, da dove stiamo trasmettendo in diretta la 15ª Supercoppa Italiana di Lega tra la Juventus, che ha conquistato il 26esimo scudetto, e il Parma, vincitore della Coppa Italia. Ancora fase di studio, sì, possiamo definirla così, tra le due formazioni. Sono due squadre che quando non hanno il pallone giocano con il classico 4-4-2, e quando vanno a caccia della palla e riescono a rubarla diventa un 4-2-4, rimangono soltanto due uomini davanti alla difesa e gli esterni vanno a fare gli attaccanti, vanno ad appoggiare i due attaccanti centrali. Un esperimento quello di Prandelli, che anziché schierare sulla fascia Marchionni lo sta mettendo in posizione centrale. Tra l'altro Marchionni è il giocatore che in precampionato ha avuto il minutaggio più alto nelle fila giallo-blu, mentre c'è un recupero importante in difesa, quello di Matteo Ferrari, che è stato preferito a Paolo Cannavaro. Una difesa in cui però mancano i giocatori di esperienza, naturalmente il pensiero va a Cannavaro, ma c'era anche un certo Nestor Senzini che spesso ha tolto un po' le castagne dal fuoco. È l'uomo che può dare esperienza, e questa è una squadra molto giovane, può peccare di inesperienza, però ha grande qualità. Credo nel giro di 1 o 2 anni, se giocheranno assieme con continuità, possono arrivare a buonissimi livelli. La rimessa in gioco da parte di Frey, molto lunga, viene anticipato però Nakata. È stato il colpo di testa di Camoranesi, preferito a Matteo Brighi, quindi la rimessa per Falzini. Molto lunga con le mani nella zona di Adriano, poi Marchionni non riesce a proseguire. Sì, Marchionni addirittura sulla sinistra. I centrocampisti sia di Parma e Juventus stanno girando molto, non danno dei punti di riferimento al centrocampisti avversari. Mentre vediamo che nello schieramento tattico della Juve Nedved per il momento non va ad accentrarsi. Attenzione, Marchionni per fare al destro sulla traiettoria. Buffon. Tutto molto bello. Non è partito il tiro, credo, che desiderava Marchionni, voleva calciare forse più forte dall'altra parte, ha colpito di esterno leggermente sporco e è arrivato un tiro abbastanza facile per Buffon. Molto interessante questo ragazzo Marco, sì. Marchionni di Cretone nella Sabina. Sì. Un breve lineo, un che ragazzo, davvero dà del tuo alla palla. Sì, è veloce, un ragazzo che l'ho visto quando giocava a Monterotondo, che giocava nel campionato dilettanti, e si vedeva già che aveva i numeri per poter arrivare a certi livelli. Abbiamo detto che appunto Marchionni è stato un po' il re dell'estate come minutaggio, anche se poi addirittura Gresco come presenze gli è stato superiore. Per quanto riguarda invece i cannonieri del Parma in questo precampionato, troviamo Gilardino con 12 reti, seguito dal brasiliano Adriano a quota 7, ma il fisico di Adriano non consente sicuramente una partenza stagionale, Bruno, di quelle lanciate, molto pesante. Credo che in discussione il talento di questo ragazzo. Poi per l'età che ha, credo che quelle siano le partite per andare in condizione. Poi un gol in più, uno in meno, credo che conti poco. L'importante è lavorare bene in vista proprio dell'inizio del campionato. Cerca adesso di braccare il pallone Marco Di Vaglio, c'è il disimpegno comunque di Buffon che si avvicina a Turam, va in pressing anche Nakata, avanza al baricentro il Parma, disturba il giapponese l'azione di Lilian Turam, poi cerca di uscire dal blocco molto aggressivo, molto aggressivo il Parma, che conquista adesso di nuovo la sfera. Rivediamo. Forse sì, c'è stata una leggera toccata con la mano destra. Viene concessa comunque la rimessa laterale, il pallone aveva varcato la linea, ma la Juventus è subito in avanti, prova sul corridoio di destra
Alex Del Piero viene frenato nel suo slancio, quindi la Muscia all'indirizzo di Vivaglio, c'è un contatto con Moretti, quindi subentra in raddoppio Montero. Al problema di tirarsi Bagliocco, subisce il fallo molto aggressivo Diana, sì, quindi non... calcio di punizione per la Juventus. Non permettono i giocatori del Parma di far girare i giocatori juventini e poter avere la visuale del gioco completa, vanno subito in pressione e questo rende difficile la manovra bianconera. La Juventus che naturalmente deve rinunciare in attacco al suo cannoniere principe David Trezeguet, 24 reti nell'ultimo campionato, un'assenza importante ma per la data d'inizio di questo campionato rinviato, 15 dovrebbe essere pronto il francese dopo che è stato scongiurato l'intervento chirurgico. Salas non è uno che scherza, sicuramente è un giocatore vero anche Salas. Marcelo Salas che tra l'altro ha conquistato due volte la Supercoppa con la maglia della Lazio, in una di queste occasioni proprio contro la Juventus, sì, a Torino, esatto, a Torino, nell'altra contro l'Inter, e quindi può essere considerato anche un po' un porta fortuna. Ricordiamo a Torino nel 98 2-1 per la formazione laziale. Torniamo in cronaca, abbiamo raccontato i primi 11 minuti, il risultato sullo 0-0, la battuta lunga di Montero e poi il pallone che viene schiacciato, controlla la traiettoria, sì. Frey Camoranesi si mette in luce. Eh sì, è stata, ecco qui la battuta, buono stacco di testa e la palla che va lontana non tantissimo, circa mezzo metro. Leggermente, credo se avesse preso il pallone Salas sarebbe andato in fuori gioco. Ha provato comunque a intercettare il giocatore cileno ed è in ritardo rispetto alla traiettoria, quindi è il momento di Diana, la pressione di Nedved. Fa sfilare la palla l'ex giocatore bresciano, così come Bonera, arrivato quest'anno alla corte di Cesare Prandelli, tutti elementi giovani ma molto, sì, interessanti e dotati sul piano tecnico. Sì, ha preso, come abbiamo detto, dei giovani molto interessanti, giocatori che hanno già assaporato alcuni la nazionale maggiore, per cui credo che se la piazza, e credo che qui non ci siano dubbi, avrà un po' di pazienza, nel giro di un anno o due il Parma si ritroverà una squadra molto molto forte. Frey si alza un po' di sabbia nel momento in cui i giocatori vanno a calciare, sì, però mi sembra che le traiettorie non subiscano. No, il rimbalzo è regolare, c'è forse troppa sabbia, ma questo non so a che cosa sia dovuto. Comunque mi sembra la partita si possa giocare a livelli accettabili. Naturalmente noi abbiamo Bruno Vesica per tutti i particolari, quindi tra un po' sentiremo anche come stanno vivendo le panchine questa sfida. Seguiamo Moretti, scambio con Davide Bagliocco, due dei nuovi della Juventus, intercetta Lamusci, quindi rimessa con le mani per la Juventus, se ne incarica lo stesso Moretti. Domestica con il petto Nedved, buono il suo movimento, all'indietro trova il sostegno di Bagliocco. Moretti prepara il cross, lo effettua con il sinistro, pallone dentro, interessante, riesce ad allontanare Bonera, quindi un attacco. Il problema di girarsi il giapponese, si libera del pallone, lo fa a beneficio di Divaio. Al debutto come capitano, per lui la grande responsabilità della fascia che gli è stata donata da Fabio Cannavaro, un pezzo di storia di questo Parma. Sette Parma, anni importanti. Francesco, volevo dire, un Parma con buona personalità, non ha demeritato fino a questo momento, sta giocando contro una Juventus che ha vinto appunto il campionato della passata stagione, una Juventus nata per vincere, abituata a vincere, e questa, pur essendo una squadra giovane, il Parma sta facendo la sua partita molto molto tranquilla. Parma che ha vinto la Coppa Italia nella stagione 91-92, nella 98-99 e 2001-2002, l'ultima che appunto ha dato la possibilità di giocare questa Supercoppa Italiana numero 15. Intanto pallone che è protetto da Falzini, arriva tra le braccia del portiere Frey, si riparte da Nakata, ancora in ombra il giapponese che ha disputato un ottimo mondiale.
come detto Nakata, quando vede la Juventus si esalta. Tacchinardi definisce per Salas. Nedved adesso si sta centrando con il passare dei minuti, il giocatore cieco, sì. Mentre è andato molto largo Alex Del Piero, eccolo qui, punta Aimodiana, poi viene chiuso in seconda battuta da Bonera con Caparvietà, ancora Alex Del Piero, applausi dai giuventini per lui. Del Piero in palla e... c'è spazio ora per Nakata, sì. Avanza il giapponese, ancora Hidetoshi Nakata, un pallone scodellato per Di Vaio, non riesce a trovare la misura, nessun problema per Buffon. Sì, hai detto bene tu, Nedved che si inserisce molto bene anche centralmente, credo che il lavoro maggiore in questa partita dovranno fare i due centrali, da una parte Lamouchié e Donati e dall'altra Baiocco e Tacchinardi, perché sono due squadre proiettate molto in avanti. Abbiamo consumato il primo quarto d'ora di gioco, 0-0 il risultato qui a Tripoli allo stadio 11 giugno, dove si sta giocando questa finale di Supercoppa Italiana, primo giro d'orizzonte a bordo campo. Bruno Vesica. Sì, qualche istante fa Prandelli ha imposto ai suoi di non essere poi così coperti, ha detto giocate più avanti, ha chiesto a Marchioni soprattutto di alzare il baricentro, sembrano aver sentito, e Lippi se ne è accorto e ha ordinato ai suoi un po' più di attenzione. Proprio Marcello Lippi stamattina nella rifinitura fatta a un campo qui vicino aveva proprio particolarmente curato il lavoro dell'uscita dei difensori dall'area, quindi l'impostazione del gioco dalla tre quarti, la propria tre quarti. Bene, quindi abbiamo sentito anche come stanno vivendo con misure e contromosse i due allenatori questa sfida, mentre c'è il calcio d'angolo per la Juventus, vediamo Farina che dà disposizioni, ricordiamo anche la nuova regola, sì. Non bisogna esagerare con le trattenute, è stato ottimista la vigilia l'arbitro, che ha detto di aver visto proprio nel trofeo Berlusconi meno situazioni di questo tipo in area di rigore. Intanto non aggancia Alex Del Piero, il pallone che esce lateralmente, break per noi. Santal Active Drink rigenera in modo naturale. Santal Active Drink. Drink Natural. Be Active. In piedi sia Prandelli che Lippi, mentre ora è Baiocco che cerca di lavorare il pallone insieme a Moretti. Lo scambio con Nedved. Pallone in profondità, non riesce ad intervenire Del Piero. Quindi si andrà alla rimessa con il portiere Frey. Qui stiamo vedendo proprio Marco Marchionni. Sì, credo che le due squadre non siano partite sparate, perché anche la temperatura può influire, andando avanti uno potrebbe accusare molta stanchezza, c'è tanta umidità, per cui credo la gestione anche delle forze sia importante per queste due squadre. Anche se dobbiamo dire, Bruno, c'è una leggera brezza, sì, che facilita un po' le operazioni di gara. Sì, però la temperatura umidità, è sempre l'umidità. Soprattutto non manca. Quello. Ricordiamo che siamo in Africa. Sì. Per la Juventus si propone Moretti. Intanto abbiamo visto il pallone in profondità ed ecco qui proprio il dato relativo alla umidità che ci propone la nostra regia, 33%, 31 gradi alle 21:15. Non è poco, eh? Non è poco, però mi sembra che i giocatori si stiano muovendo piuttosto a loro agio. C'è voglia di mettersi in mostra, c'è voglia di giocare. Il Del Piero ha rallentato perché c'era Nedved che ha preso un colpo. E soprattutto, Bruno, io direi che c'è voglia della posta in palio, perché sappiamo, tu sei stato un grandissimo professionista, va bene tutto, le amichevoli estive, i mini tornei, ma poi alcuni giocatori hanno, sì, bisogno quasi epidermico della gara con la posta in palio. Siamo i tre punti. Io questa competizione non l'ho potuta giocare perché l'anno dopo che è andato in funzione, esatto, noi l'anno prima avevamo vinto il campionato e la Coppa Italia, per cui io posso dire che l'ho vinta perché non avevo la squadra da affrontare. Il grande Napoli. Certo, scherzi a parte, comunque è dispiaciuto perché poi l'anno dopo che abbiamo vinto il campionato è stata istituita questa, nell'88, sì, questa competizione che è molto importante. Con il Milan che si è potuto fregiare del primo successo, siamo arrivati alla 15ª edizione, un peccato, diciamo così, sì, per i tifosi del Napoli. Come se l'avessi vinta. Ecco, quindi Bruno Giordano, lo diciamo ufficialmente da Tripoli, vincitore morale di una Supercoppa italiana che ancora, diciamolo, non c'era, diciamolo. Allora torniamo in cronaca, ormai siamo prossimi al 20esimo minuto, 0-0 il risultato, non ci sono state molte opportunità da gol, si gioca soprattutto a centrocampo, cercano le geometrie
sia da una parte che dall'altra, Parma e Juventus. Tacchinardi combina con Lilian Thuram. Sono due squadre a specchio. Sì. Ecco qua il Camoranesi. Camoranesi sta per intervenire sul pallone, viene però chiuso da Matteo Ferrari. La battuta lunga di quest'ultimo, il recupero di Tacchinardi che mette ordine. A sostegno Baiocco, apre per Moretti, lo cercano molto i compagni, sì. Ha dimostrato questo ragazzo personalità, non era semplice dopo una stagione sofferta come tutti sappiamo a Firenze. Sì, Baiocco, Nedved, vediamo se fa la conclusione, prova a filtrare il giocatore cieco, nulla da fare, poi c'è il recupero di Camoranesi, il suo lob per Baiocco in aria, va a chiudere di testa Bonera. Stanno dicendo lo cercano perché si fa trovare libero, comunque quando due squadre giocano alla stessa maniera poi sì la tattica è importante, ma poi la cosa più importante è il singolo, perché soltanto scardinare, ecco qui vediamo questa azione di contropiede. Ha fatto proseguire Farina, c'è stato qualche fischio dai tifosi che si trovano nella tribuna alle nostre spalle, dobbiamo dire una curiosità, in pratica siccome ci sono due club qui nella capitale libica, la Juventus è stata adottata dalla formazione dell'Al Ittihad, sì, quella di cui è presidente e giocatore l'ingegnere Gheddafi, mentre l'Acri, l'altra formazione locale, ha preso in adozione, possiamo usare questo termine, il Parma, e si trova nella tribuna opposta. Attenzione, intanto c'è una grande conclusione di Nakata al 21esimo, la risposta pronta e reattiva di Buffon. Sì, qui rivediamo il sinistro, ecco, bello il diagonale, rimbalza anche un metro, due metri davanti a Buffon, e a Buffon si fa trovare molto pronto. Comunque questa è la prima vera occasione importante, non straordinaria, ma importante della gara. Moretti, con il sinistro a cercare Salas. Lo scambio del cileno con Baiocco, va dentro Salas, Baiocco invece opta per l'assist verso Del Piero, nulla da fare, l'intervento sicuro di Sebastian Frey. Diciamo che dei centrocampisti, degli otto centrocampisti... Intanto il pallone viene calciato direttamente in fallo laterale perché c'è bisogno di soccorrere Adriano. A terra il brasiliano, lo vedete in questo momento. Sì, non so se... Credo un contatto di gioco. Credo con Montero, però. Sì, probabilmente fortuito. Adesso sentiremo Bruno Vesica per i particolari. Francesco è stato al basso ventre, ma una cosa del tutto fortuita. Qui rivediamo il tiro di Nakata. Buono questo sinistro, anche potente, però Buffon è piazzato bene. Intanto Lippi che chiama due giocatori a sé, si tratta di Baiocco e Moretti, si rialza il brasiliano e noi ne approfittiamo per un rapido break. MMS, il nuovo modo per inviare foto dal tuo cellulare, da Vodafone Omnitel. Si scalda con la Ola il pubblico di Tripoli, sono ormai 23 minuti, si gioca sullo 0-0, un bel colpo d'occhio, una festa di sport e soprattutto grande fame di calcio italiano qui in Libia. Baiocco ora, parte Nedved sulla sinistra, lo vede l'ex giocatore del Perugia, Nedved, spazio per lui, è in ritardo Diana, va Nedved con il sinistro, la deviazione tempestiva e puntuale di Bonera, quindi Diana per Nakata. Qui non ha avuto la possibilità di fare altro Nedved, perché sia Salas che Camoranesi erano andati tutti e due sul secondo palo, uno dei due doveva tagliare sul primo palo e dare una possibilità più a Nedved. Gestione di palla per il Parma, Adriano a domestica con il petto, viene subito chiuso da Montero. Quindi poi Donati, ancora Adriano, non può proseguire, Tacchinardi su di lui, pallone che arriva nella zona di Buffon, quindi Thuram. È una partita che ancora non decolla alla grandissima, però dà l'idea che da un momento all'altro ci può scappare il gol, sia per una squadra che dall'altra. Molto attenti direi i centrocampisti, da sì, una parte e dall'altra. Soprattutto Tacchinardi e Donati che devono essere i due che... Eccolo qui, l'ex milanista. Eccolo. Va Donati, c'è spazio nel corridoio centrale, l'apertura immediata per Nakata. Dalla parte opposta chiede palla, Marchionni arriva, il rifornimento per Divaio, tocca male con la testa il capitano e quindi Buffon ancora in presa alta. Si reclama per le luci Divaio, ecco qui vediamo il cross di Nakata, io mi aspettavo il tiro al volo di destro, lui è andato di testa e poi con le luci credo non abbia più visto il pallone. Juventus e Parma, ricordiamo,
si affrontano in questa stagione, Bruno, per la quinta volta tra campionato e Coppa Italia. Due vittorie per parte, ricordiamo 3-1 e 2-1 per la Juventus, 1-0 e stesso risultato anche in Coppa, gol di Junior che poi sì, ha dato. Ma credo che siano abituate queste due società, perché anche qualche anno fa si giocano il campionato, Coppa UEFA e Coppa Italia, e per la seconda volta si affrontano nella Supercoppa di Lega. Era accaduto nella stagione 95-96, vittoria bianconera con gol di un certo Gianluca Vialli. Intanto stiamo vedendo un'immagine curiosa mentre è ripresa la gara, ve la commenteremo tra poco. Del Piero, il pallone da Moretti a Baiocco, ancora Del Piero, prova la Veronica, viene fermato da Diana, il pallone si perde sul fondo, la rimessa per Frey, break per noi. Carta facile, prepagata, sicura, senza conto corrente. Agli sportelli Banca Popolare di Milano e su webank.it. L'immagine curiosa di cui parlavamo poc'anzi è riferita ad un grande bussolotto dove sono pronti i numeri per l'estrazione delle due Mercedes che fanno bella mostra qui sulla pista di atletica dello stadio 11 giugno di Tripoli. I due tifosi che vinceranno. E sarà davvero per questi super fortunati più di un terno all'otto, Bruno, perché sappiamo che visto il salario medio non sono stati pochi sacrifici. Occhio. Per arrivare qui ad assistere a questa Supercoppa tra Juventus e Parma. Intanto ha provato la formazione emiliana con Di Vaglio, un lungo lancio in profondità. È stato tutto bello, lo stop di Di Vaglio, ma soprattutto poi Thuram che ruba questo pallone, ecco, appena mette a terra, ecco. Di Vaglio si era preparato benissimo per andare al tiro, stop a rientrare e poi tiro con il destro, però Thuram è stato altrettanto bravo e ha rubato il pallone. Ci avviciniamo, come potete notare dalla nostra grafica, alla mezz'ora del primo tempo, sempre sul risultato di 0-0. Calcio di punizione per la Juve, sulla sfera Marchionni e Lamusci. Il Parma ha buoni saltatori, non ultimo Adriano, stesso Di Vaglio, sì, si porta in avanscoperta anche Ferrari, anche Bonera, un saltatore con lui, Ferrari appunto. Osserva la disposizione dei compagni, Marchionni parte il suo destro, passa per la traiettoria, c'è una sponda di Donati con sicurezza, Buffon. Sì, non è stata calciata in modo perfetto e voleva calciare credo più alto perché erano venuti molti saltatori appunto per colpire il pallone e niente, c'è stato questo errore di misura da parte di Marchionni. Si impegna nello scatto Alex Del Piero, nulla da fare per lui. Il pallone viene quindi gestito dal Parma, Diana con le mani, mentre vediamo Marcello Lippi e questi è l'ingegner Sadi Gheddafi, anima del calcio libico, presidente, giocatore, soprattutto propulsore della federazione, ha dichiarato che due sono gli obiettivi di prestigio, la Champions League per quanto riguarda il suo club, l'Al-Ittihad, naturalmente ci riferiamo alla Champions League africana, e poi per il paese invece l'organizzazione del mondiale nel 2010. Sì, hanno puntato più sulla Coppa che sul campionato, e chiaramente vincere la Coppa dei Campioni africana darebbe un grossissimo prestigio a questa squadra. Al-Ittihad che abbiamo seguito nel torneo di San Vincent, club allenato da Antonello Cucuretti. Intanto il destro di Nedved a girare sulla traiettoria liftata, va in presa sicura il portiere Frey. Sì, molto sicuro Frey, anche se anche qui Nedved aveva sbagliato un po' la misura nel dosare il passaggio. Prova a ripartire il Parma. La prima ammonizione. Stoppato Massimo Donati. Sì. C'è il cartellino giallo per Mauro German Camoranesi. Non è d'accordo con la valutazione del fischietto ligure. Il primo fallo così a metà campo effettivamente mi sembra un po', diciamo un po' fiscale, un po', sì, un po' esagerata questa ammonizione, anche perché condizionerà Camoranesi nel proseguo della gara. Camoranesi che è stato preferito dal primo minuto a Matteo Brighi, questa la scelta di Marcello Lippi che per quanto riguarda il centrocampo deve rinunciare ad Edgar Davids per squalifica. Ancora il Parma, piuttosto disinvolto, Falzini cerca spazio per il cross,
sì. Perfetto con il suo sinistro, fuori misura, un Parma che comunque con il passare ecco, dei minuti... vediamo la percussione di Lamouchi, molto bella, il dribbling fra due o tre avversari, poi il cross di Falsini che va oltre la traversa, comunque un Parma che non rinuncia a giocare a calcio. Sì, dicevamo appunto con il passare dei minuti sembra sempre più convinto dei propri mezzi, un Parma che non ha brillato nelle amichevoli estive, c'è stata anche la strigliata di Prandelli dopo la sconfitta interna con l'Ancona per 2-1, ma anche a Cesena lo 0-0 aveva creato un certo allarme, poi c'erano stati dei test con formazioni di prestigio come Barcellona e Manchester United e qui le sconfitte ci potevano anche stare. Sì Francesco, l'abbiamo detto prima, quando cambi 6-7 elementi su 11 è difficile trovare subito l'intesa tra i reparti e tra gli stessi giocatori, ci vuole del tempo, ci vuole che capiscano le idee dell'allenatore e credo che piano piano con Prandelli le cose possano andare bene. Baiocco, l'assistenza di Moretti, lo scambio con Del Piero, un sinistro basso di Del Piero, non può intervenire Salas, Nedved carica sì. Al destro, ribattuto, non si fa pregare il cieco. No, anzi, e qui ha scaricato un buon destro, ecco qua, rivediamo, e Ferrari si trova sulla traiettoria anche se era un destro abbastanza centrale. Ci sono queste conclusioni nel suo DNA, intanto il pallone nella zona di Adriano che riesce ad anticipare Thuram, vede Di Vaio, lo serve Paolo Montero, stava quasi per scivolare, poi con la testa appoggia per Marco Giuliano. La cosa bella è che ci sono pochi tatticismi, Francesco, le due squadre pensano più che altro a fare il gol e non a difendere, appena prendono palla la loro prima idea è quella di andare a fare gol alla squadra avversaria. Marchionni, Moretti è sulla traiettoria, quindi Sabri Lamouchi, abbiamo detto 3.000 tifosi per lui dalla Tunisia. Nakata chiama la collaborazione Falsini, il pallone per il capitano Di Vaio, 20 gol per Marco Di Vaio nella passata stagione, davvero straordinaria. Credo che 20 gol poi nella passata stagione è abbastanza tribolata da parte del Parma, veramente sono straordinari, ma non è che scorro. Ecco Di Vaio, prova ad incunearsi, addirittura protesta all'indirizzo dell'arbitro Farina, Montero è andato a chiudere, quindi riparte Del Piero, cambio di passo, va ancora Alex Del Piero, tornati su di lui, c'è anche Aimo Diana che va a raddoppiare, viene messo giù, è una partita vera, Del Piero, partita vera, calcio di punizione per la Juventus. Sì, partita vera, c'è stato prima un mezzo fallo su Di Vaio non fischiato e dall'altra parte c'è stato proprio Del Piero circondato, ecco qui rivediamo, cerca di andare in dribbling. Sono tre giocatori del Parma che vanno appunto a fare la gabbia a Del Piero, una partita vera, non si risparmiano colpi, è meglio così insomma, ne guadagna il calcio. Abbiamo superato da circa 3 minuti la mezz'ora 0-0 il risultato, calcio piazzato per la Juventus, Del Piero tutta la posizione dei compagni, c'è Giuliano in avanti, rimane come ultimo uomo Montero, due in barriera per il Parma. Intanto vedete Marcelo Salas, Adriano a dare manforte ai compagni in questa fase difensiva. Il destro di Del Piero nel mezzo, pallone sfiorato, poi addirittura Di Vaio che riesce a toccare per Marchionni. È in ritardo Nakata, Moretti chiude, con molta calma Giuliano, quindi Moretti. Diana all'indietro per Matteo Ferrari, regista difensivo questa sera, forma la coppia centrale insieme a Bonera, è stato preferito a Paolo Cannavaro. Sì, chiaramente uno dei tre deve rimanere fuori, sono tre giocatori credo sullo stesso livello, tre giovani molto interessanti e niente. Chiaramente giocherà sempre il più, i due che giocheranno saranno sempre più in forma perché Prandelli credo potrà scegliere abbastanza tranquillamente tra questi tre giocatori e forse dalla loro come unico neo possono avere la carta di identità essendo molto sì. Giovani, intanto ancora molto capardio Alex Del Piero che ci sembra motivato al punto giusto, viene fermato. È vero Francesco che siano molto giovani però hanno anche diverse presenze ormai in categoria per cui piano piano hanno già assaporato la maglia azzurra. Addirittura Bonera credo abbia esordito nella nazionale maggiore. E questo in effetti la dice lunga anche sulla personalità, però ricordiamo Bonera classe 81, Diana
78 e anche Ferrari è ancora molto giovane, classe 79. Sono giovanissimi, anche Cannavaro credo sia un giocatore 80, 79. Sì. Paolo Cannavaro addirittura 81. 81, figuriamoci. Sembrano addirittura, tra virgolette, più anziani. Tra l'altro un'ottima stagione di Cannavaro sì. Junior si è guadagnato al Verona. Il posto a Verona, ha fatto una prima parte del campionato molto molto buona. Diciamo che comunque nel solco della tradizione il Parma un Cannavaro ce l'ha sempre. E comunque lungo lancio di Lilian Thuram, non può intervenire Del Piero, quindi Frey, mentre siamo nella parte conclusiva di questo primo tempo, 0-0 risultato allo stadio 11 giugno di Tripoli, dal quale stiamo trasmettendo in diretta la Supercoppa italiana di Lega, seconda volta in cui si va all'estero, ricordiamo nel 93 in America, successo del Milan sul Torino per 1-0. Lamouchi, buono rifornimento per Nakata, l'apertura però è troppo profonda sì, per Adriano. Nakata voleva dare la profondità ad Adriano, invece Adriano era andato incontro per cercare la triangolazione stretta, non si sono capiti, fa parte appunto di quello che diciamo prima, che piano piano giocando insieme potranno eliminare certi errori. Diana di testa, pallone preda di Moretti, sempre molto pulito. Salas viene chiuso da Donati, il regista di centrocampo della squadra di Cesare Prandelli. Lottano Diana e Moretti, due giovani. Salas cambia tutto dalla parte opposta, liberissimo Camoranesi, vediamo se affonda tutto al volo. Poi Del Piero, è finezza per Pavel Nedved. Sì, era una finezza che se riuscita poteva creare grandissimi danni alla difesa. C'è spazio ora per Marchionni, verticalizzazione. Adriano che non sembra comunque brillante come in formato fisico, campionato. È un fisico abbastanza pesante. Piano non mancano piano le attenuanti. No, no, quello no. Poi ha a che fare anche con gente come Montero che non è l'ultima arrivata. Sicuramente Ferrari. Arriva Del Piero, lo anticipa, il pallone è lungo dalla parte opposta, non c'è nessun compagno e quindi Marchionni con molta tranquillità. Credo che Adriano e soprattutto Di Vaglio da una parte e dall'altra Del Piero potranno andare e creare più problemi alle difese avversarie nel passare dei minuti, perché quando le squadre si allungheranno giocatori che hanno appunto velocità e tecnica potranno avere più possibilità per andare in gol. Moretti, Tacchinardi prepara la battuta lunga, l'effetto verso Camoranesi, presidia bene la zona Falzini, quindi Daniele Bonera per Marchionni, all'indietro Diana, molto attento il Parma, il campanile ancora alla ricerca di Adriano, ingaggia il nuovo duello con Montero che lo chiude di testa, quindi Moretti. E c'è già una certa frattura tra le due squadre, si stanno già allungando abbastanza, vediamo quando c'è il rinvio lungo da parte del Parma, rimangono tre difensori della Juventus contro le due punte del Parma, e questo se riuscirà a prendere il giocatore appunto del Parma la palla può creare problemi. Ecco Salas qua. Dentro per il gol della Juventus in vantaggio bello. Con il capitano al 38esimo. Sì, tutto molto bello e soprattutto chiaramente il gol l'ha fatto Del Piero, però l'intuizione di Salas che con un tocco smarcante ha mandato in porta Del Piero è stato veramente straordinario, speriamo di rivederlo al più presto. Ecco qui, vediamo questa palla in verticale e Salas che d'interno destro va a servire Del Piero che di prima intenzione di sinistro collo pieno fa gol più di potenza che di precisione, comunque bellissima l'azione. Scambio veloce e grande intuizione che stiamo rivedendo di Marcelo Salas e il capitano Del Piero con il sinistro non lascia scampo al portiere Frey, Parma dunque che deve inseguire il risultato. Andrei da Bruno Vesica per sentire anche le reazioni della panchina, abbiamo visto un Lippi molto caricato, Bruno. Sì, Lippi molto caricato però tutto sommato tranquillo, non è che abbia esultato, si è arrabbiato Prandelli perché ovviamente è stata colpita la retroguardia, grande numero di Del Piero però una vera stilettata, si è lasciata forse prendere un po' a sorpresa nel momento in cui forse poi cercava di spostarsi in avanti e poco prima Lippi infatti si era preoccupato e arrabbiato con suo dicendo se dobbiamo pressarli non attendiamoli, facciamolo più avanti possibile.
Tanto Moretti ha rimesso in gioco per Baiocco, quindi tacchi Nardi. Diciamo che Lippi chiedeva quello che per alcuni minuti ha fatto il Parma, specialmente a inizio partita. Comunque la cosa bella è stato proprio il boato del pubblico sul gol. A me viene da ridere perché siamo a Tripoli. A partita Juventus Parma con 40.000 persone. C'è stato il boato come veramente se la Juventus giocasse a Torino, una gara molto importante. E niente, però è bello, questo è bello e rende simpatica questa trasferta a Tripoli. Bruno, ma direi che sì. Sono rumorosissimi anche i tifosi del Parma che sono nella tribuna esattamente di fronte a Bruno. L'hanno tifosi del Parma. Back per noi. Da oggi con il 4888 di TIM addebiti la telefonata ai numeri TIM e Telecom Italia. E allora il gioco intanto è ripreso, Nakata per il Parma, è molto libero Marchionni, lo vede il giapponese, è costretto un po' a defilarsi, prepara però il cross Marchionni, mette dentro, addirittura brivido con Montero che anticipa Buffon, quindi Nedved per il disimpegno juventino. Ha fatto bene Montero ad intervenire perché non sapeva chi ci fosse alle spalle, ecco che azione di Salas. Si propone nuovamente il cileno, giocatore ritrovato, un grande acquisto per la Juventus, ricordiamo l'anno scorso il grave infortunio ottobre, quindi in pratica un addio alla stagione del 26esimo scudetto e adesso un preziosissimo rinforzo in fase d'attacco. Volevo sottolineare anche la prestazione di Bonera che veramente fino a questo momento sta giocando una partita straordinaria. E allora per Alex Del Piero il bis, seconda rete in Supercoppa. Intanto Nakata, Di Vaglio di testa, corregge la traiettoria per Adriano che non parte, quindi Buffon con molta calma mentre abbiamo superato il 40esimo. C'è da dire Francesco che in queste due occasioni, l'ultima anche di Di Vaglio, ci aspettavamo più uno stop e tiro perché ci ha abituato così, un giocatore concreto che quando c'è la possibilità va al tiro e il più delle volte riesce a far male ai portieri. Ancora non sta usando Marco Di Vaglio come invece nelle sue corde, nelle sue caratteristiche. Più da rifinitore che proprio da goleador qual è. Francesco, si giocherà un minuto di recupero. Grazie Bruno. Marchionni, il pallone in profondità, Di Vaglio, suo scatto, l'anticipo da parte del portiere, quindi Montero congela la palla alla Juventus, attacchi Nardi, Del Piero, Moretti, scambio stretto, ancora Del Piero, pallone per attacchi Nardi, fa trascorrere il tempo la Juventus, non va a pressare alto il Parma. È bello vedere dall'alto che appunto in questa situazione Del Piero è arrivato a livello dei centrocampisti e Nedved era andato subito a fare la seconda punta vicino a Salas. Camoranesi chiude Falzini, break per noi. Vuoi avere informazioni sulla borsa, quotazione dei titoli, indici e valute? Chiama il 412, la risposta a tutto. Turam, tacchi Nardi, a domestica Camoranesi, la verticalizzazione per Del Piero, molto mobile, palla sul destro di Del Piero, Bonera sulla traiettoria. E qui i difensori del Parma avevano sbagliato perché avevano permesso a Del Piero di stoppare il pallone, di girarsi e lasciare la possibilità di andare al tiro, specialmente ai 18-20 metri, con un attaccante così bravo non può permettere tutto ciò. Adesso i centrocampisti della formazione emiliana. Marchionni per Di Vaglio, tocca male verso Adriano, si sicuramente da collaudare ancora. Bravo, si cercano ma non si trovano, a volte uno dà il pallone in profondità, l'altro viene incontro, oppure viceversa, uno viene, va in profondità e dà il pallone per giocarlo addosso, però chiaramente questo è poi annullarlo piano piano. Anche perché stiamo parlando proprio di una coppia di valore assoluto, sì, che potrà creare grattacapi alle difese, ma sicuramente manca sia per Adriano che per Di Vaglio la brillantezza in questo momento del precampionato. Falzini cerca di raggiungere il pallone, nulla da fare, ancora una piccola pausa per noi. Santal Active Drink ti rigenera in modo naturale. Santal Active Drink, drink natural, be active. Abbiamo appena superato il 44esimo e guardate il tabellone, naturalmente siamo a Tripoli che ci ricorda il risultato. Chiaramente hanno letto chi ha fatto gol. Certo. Gli diamo una mano, Alex Del Piero per i più distratti,
una bella triangolazione con Marcelo Salas. Intanto Marchionni tocca con l'esterno destro per la Muscì, pallone di ritorno, va Marchionni velocissimo, parte anche Di Vaglio, Marchionni si prosegue, la conclusione sul fondo. C'era stata qualche protesta, sì, credo, da parte dei giocatori della Juventus per il tocco sporco, vediamo. Era già stato fermato il gioco però, Francesco. Sì. Ecco, stiamo rivedendo protesta da parte del Parma. Sì, il guardialinea che ha sbandierato anche, non so se è fuori gioco oppure un presunto fallo di mano da parte di Montero. Comunque poi la palla è andata un paio di metri sul fondo e niente, l'arbitro ha lasciato correre. Dalla parte opposta Salas, c'è Bonera su di lui, tocca bene per Nedved, dentro del Piero. Invece Nedved si affida al destro che rimbalza davanti a Frey. Questa è la stessa situazione che ho detto prima, non puoi permettere a gente come Del Piero, come Nedved di andare al tiro in modo indisturbato, ai 18 metri poi centralmente. Lì un difensore deve accorciare lo spazio e ridurre appunto il pericolo. Tacchinardi, lo scambio ravvicinato con Thuram. Ferma il francese, ancora Tacchinardi, uscì il gioco bianconero, verticalizzazione per Nedved, proviamo ora da una parte, ora dall'altra con il suo consueto movimento. Nakata, Donati, ottimo il lavoro di Lamusci, applausi per lui, buona partita. Donati prende controtempo Adriano, il pallone termina in fallo laterale, sta per scadere anche il minuto di recupero. Cesare Prandelli si alza dalla panchina, tutti negli spogliatoi, quindi dopo i primi 45 minuti Juventus in vantaggio al 38esimo. Del Piero, un bel gol con il sinistro. Francesco? Sì, vai Bruno. Sono qui con Ciro Ferrara, vorrei chiedergli, Alessandro Del Piero sembrava molto smanioso all'inizio partita, cercava palla, voleva palla, quindi voleva ben figurare e ha fatto quel gran gol. Mi sembra di sì, ma al di là del gol, che comunque è sempre importante per lui e per noi, credo che si sia mosso molto bene, ha difeso palla, ha combattuto, quindi mi sembra comunque un Del Piero in ottime condizioni. Sarà facile difendere, sarà difficoltoso difendere questo vantaggio? Sicuramente, non è assolutamente chiusa la partita, ci rimangono 45 minuti duri, il Parma è un po' stata la nostra bestia nera, quindi dovremo fare molta attenzione. Grazie. La saggezza di Ciro Ferrara, pubblicità per noi. Poi l'intervallo dallo studio di Roma con Aldo Biscardi e Roberto Renga. Ci ritroveremo per il calcio d'inizio della ripresa qui da Tripoli. Vi aspettiamo tra poco. Agli Farina, partiti. Un gol da recuperare per il Parma al 38esimo, Del Piero per i campioni d'Italia. Lancio di Thuram, stacco di Falzini nella zona di Vivaio, combina con il nuovo partner in fase d'attacco Bonazzoli che perde palla, però Brighi va alla caccia della sfera, supera Donati, va Brighi ancora. Prova l'accelerazione, si allunga forse la palla, l'intervento di Falzini di messa bianconera, break per noi. Santal Active Drink ti rigenera in modo naturale. Santal Active Drink, drink natural, be active. Bagliocco ha provato a controllare il pallone, sempre in zona d'attacco per la Juventus, ha subito un fallo da Falzini. E quindi si riprende con un calcio di punizione affidato ad Alex Del Piero. Sì, queste sono posizioni importanti dove il difensore parte sempre leggermente svantaggiato perché diventa quasi un cross dal fondo campo. È pronto Del Piero, grandi movimenti in area, la parabola però si spegne tra le braccia del portiere Frey, nessun pericolo. La battuta lunga del portiere giallo-blu, il colpo di testa di Montero, arriva con molta decisione Diana, tocca in maniera sporca a Bagliocco, poi c'è la conclusione di Bonazzoli, non troppo convinto. Beh, ha calciato per tenere il pallone basso, ma l'ha schiacciato un po' troppo. Comunque volevo dire che la sostituzione di Bonazzoli non ha intaccato minimamente il modo di giocare del Parma, forse chiamerà più i centrocampisti a scavalcare il centrocampo della Juventus per cercare la spizzata di testa di Bonazzoli. Dall'altra parte l'entrata di Brighi ha spostato Bagliocco proprio a fare il quarto di destra e Brighi è andata più centrale vicino a Tacchinardi. La Juventus proprio con Matteo Brighi trova Tacchinardi,
pulita la sua regia. Sì. Lo prende invece controtempo il pallone di ritorno di Salas, per cui prova Marchionni, calibra male anche lui, è in ritardo Di Vaio, Buffon. Sì, quei pochi errori che si vedono credo che siano dovuti più a un problema di intesa tra i giocatori, non di condizione fisica, proprio perché alcuni giocatori giocano per la prima volta assieme e di conseguenza ci sono questi errori di misura. Ricordiamo che il regolamento prevede, in caso di parità al 90esimo, tempi supplementari, poi esordio del golden goal ed eventuali rigori. Va a chiudere Giuliano, parabola alta, Baiocco di testa, poi però c'è Donati per il Parma, Bonazzoli protegge il pallone, sponda all'indietro ancora per Donati, controlla Marchionni, buona. Mette dentro, pallone interessante per Bonazzoli, è in ritardo, buona intenzione comunque degli avanti del Parma, che sono palloni violenti che mettono in grossa difficoltà il difensore. Intanto ecco, Salas per la Juventus, il recupero di Bonera, buona partita per l'ex bresciano, giocatore molto interessante, bravissimo nei recuperi in piena velocità, giocatore che ha grossissimo passo, ha buona posizione, uno dei giovani più interessati del calcio italiano. Soprattutto Bruno ha solo 21 anni, vabbè, appunto. L'anno scorso con la maglia del Brescia, la sua città tra l'altro, 29 partite bresciano come Aimo Diana, quindi il Parma che ha attinto. Sì, è giovane come dici tu, però dimostra veramente di avere una personalità ben spiccata, forse leggermente superiore ai compagni di reparto appunto del Parma. Crede molto Arrigo Sacchi in questa linea giovane, davvero la carta d'identità è in favore del Parma per un discorso a lunga gittata, così come lo stesso Sacchi ha scelto Cesare Prandelli che con i giovani ha sempre lavorato, ricordiamo gli ottimi risultati con l'Atalanta. Attenzione, intanto Salas si impugna in qualche modo dopo che c'era stato lo scambio con Del Piero, c'è anche la deviazione, d'angolo. Calcio d'angolo, il primo di questa ripresa per la Juventus, quando sono trascorsi 4 minuti abbondanti. Stavo dicendo che invece Del Piero e Salas si cercano e si trovano perché hanno già una buona intesa e soprattutto sanno giocare a calcio. Pavel Nedved dalla bandierina, vedete Moretti in avanti scoperta, marcato stretto da Ferrari. Vediamo se ci sono molte trattenute, svetta Bonazzoli, nessun pericolo per la difesa orchestrata da Frey, quindi Turam per Baiocco, pallone fuori misura, scatta dalla panchina Cesare Prandelli, stavo seguendo proprio quella zona con la coda dell'occhio. Intanto Di Vaio, attenzione, limite Di Vaio, non si può pregare, chiude Buffon, Di Vaio ancora, pallone fulminante sul fondo. Questo è Di Vaio, l'occasione diventa micidiale, giocatore concreto appunto che avevamo detto di non aver visto nel primo tempo, e qui invece è straordinario nel primo tiro, altrettanto straordinario è Buffon, poi sulla ribattuta non riesce ad inquadrare il pallone. Ecco, rivediamo il destro, ribattuta di Buffon e la seconda volta ci incappò il pallone. Comunque questo è il divaglio vero che vogliamo vedere, un Buffon che ci ha confermato in questa parata di avere già riflessi pronti per il campionato. Bruno, l'avevamo già visto a Cesena veramente aveva fatto un paio di interventi straordinari, sì, in particolare sull'ex romanista Kotos, andando a chiudere. Intanto il Parma, vediamo se ha preso coraggio soprattutto da questa iniziativa del suo bomber Marco Di Vaio. Sì, abbiamo visto, stavamo dicendo appunto prima Prandelli quando è schizzato fuori dalla panchina, che vuole subito il rilancio da parte dei giocatori del Parma, appena prendono palla vuole subito che vadano in profondità e saltino in centrocampo. Una bella incursione di Lian Thuram, poi Baiocco si è inserito, ha subito anche il fallo, quindi calcio in funzione per la Juventus. Mi sembra che questo secondo tempo sia leggermente migliore rispetto all'inizio del primo, più vivo, chiaramente il Parma si trova in svantaggio e deve moltiplicare le forze, però dall'altra parte c'è la Juventus che non rinuncia mai a fare il gol. Del Piero, pallone morbido per Baiocco, riesce a chiudere bene però la retroguardia del Parma, Di Vaio cerca lo scambio con Nakata. Subisce il fallo, quindi calcio di punizione per la squadra di Cesare Prandelli. Qui stiamo rivedendo il contatto con il capitano giallo-blu. Quindi Falzini, battuta lunga con il sinistro nella zona di Bonazzoli, va allo stacco insieme a Montero. Marchionni,
Ci propone Diana, eccolo, servito. Pallone di ritorno ancora per Marchionni. Bonazzoli si fa anticipare da Montero, quindi con molta calma Ferrari. La Mouchy. Si complica la vita. Salas, batte subito Salas per Del Piero. La chiusura all'ultimo istante. Eh sì, molto, molto bello. Salas ha rubato palla e Del Piero ha dettato il passaggio in profondità. Guadagna un calcio d'angolo la Juventus, stiamo rivedendo questa progressione di Del Piero. Bravo Falzini nel fare la diagonale. Ci è arrivato all'ultimo istante. Una bella apertura di Marcelo Salas, sì. Inversione centrocampista per questa occasione. Vediamo quest'angolo. Stavo dicendo che lui è molto bravo, oltre che fare gol, ma anche nel mandare in gol il compagno. L'abbiamo visto proprio nell'azione del gol di Del Piero. Pavel Nedved, che proprio con Salas nel trofeo Berlusconi ha avuto qualche screzio, ma solo in campo. Probabilmente succede. Una piccola incomprensione, sì, di gioco, finita lì. Torniamo in cronaca, va Brighi e c'è il fallo su di lui di Sabri La Mouchy, che si era visto saltare. Aveva fatto una buona cosa Brighi, percussione centrale, La Mouchy, ecco qui rivediamo. E La Mouchy prende il pallone, ma sembra più. In effetti più a me sembra pulito. Sì, però l'arbitro era vicino, insomma. Intervento quindi di Farina, che accorda questo calcio piazzato per la Juventus, già battuto da Paolo Montero. Preciso il lancio per Bagliocco, non va con la giusta determinazione Falzini, ancora Bagliocco all'indietro, cicca Del Piero, attenzione Nedved deve chiudere, il portiere Frey. Bravo Bagliocco, ciccato Del Piero e Nedved non è riuscito a stoppare il pallone come voleva e è stato bravo. Ecco qui questa. Si alza la bandierina però sullo scatto di Di Vaio e Bonazzoli. Sì, però abbiamo visto anche in questa situazione, qui rivediamo Bagliocco che mette il pallone al centro, Del Piero che cicca e Nedved non riesce a fare meglio che stoppare questo pallone, però abbastanza lontano da sé. Non si intendono donati in Nakata, Thuram, il lancio profondo verso Marcelo Salas, ancora Prandelli lascia la panchina per dare una scossa di energia ai propri ragazzi. È un Parma però che si vede che è pericoloso, quando prende palla cerca subito la verticalizzazione, specialmente quando hai un giocatore come Di Vaio diventa difficile per la difesa avversaria. Beh, non mancano in questa squadra i giocatori di qualità, assolutamente. No, è chiaro che gente come La Mouchy, Di Vaio, stesso Adriano, Nakata, insomma sono giocatori importanti, gli stessi difensori, anche se giovani, sono giovani di qualità. La Juventus ha qualche giocatore più importante come Buffon, Thuram, Montero, Salas, Nedved, non ultimo Del Piero, però, insomma sono due squadre che ci stanno dando belle soddisfazioni e ci fanno divertire. La Juventus, Bruno, che aspetta anche di recuperare naturalmente gli impegni di campionato Champions, gli infortunati sono diversi e soprattutto importanti, di qualità. Da Bessotto a Zambrotta a Trezeguet. Anche la squalifica di Davids, l'infortunio di Conte, certo. Abbiamo nominato già 5-6 giocatori, ma veramente di grosso spessore. Marchionni, si inserisce Diana, converge Marchionni, c'è Nakata a largo, il pallone invece è verso Di Vaio, chiude Thuram, quindi Brighi, Del Piero, la domestica bene, c'è Nedved libero sulla sua sinistra. Va invece in percussione centrale Del Piero, parte Nedved, servito, palla sul sinistro, Nedved sul fondo, mette dentro la chiusura di Ferrari. Quindi poi Donati cerca di perfezionare il disimpegno, ancora con grande forza e slancio Del Piero, poi però non può proseguire. Marchionni per la formazione emiliana, Bonera. Del Piero sta bene, Del Piero ha voglia di giocare, cerca sempre il dribbling, un giocatore mi sembra già abbastanza in palla. E abbiamo visto diversi recuperi del pallone da parte di Del Piero, sale Thuram, attenzione Del Piero, si alza la bandierina, fermata questa giocata mentre Salas mette il pallone alle spalle di Frey. Questa di Del Piero vorrei rivedere, sì. Ecco qua quando c'è il passaggio. Ma c'è qualche dubbio, poi il secondo addirittura non c'è perché Salas è dietro la linea del pallone. Siamo già dalla parte opposta dove Di Vaio viene chiuso da Bagliocco, infaticabile il mediano. Sì, comunque mentre Adriano è un po' non sembra molto contento della sostituzione. Falzini,
interviene con il sinistro direttamente in fallo laterale, la palla break per noi. MMS, il nuovo modo per inviare foto dal tuo cellulare da Vodafone Omnitel. Bonera, la Mouchy si libera del pallone subito a beneficio di Diana. Il tocco per Bonazzoli che intendeva far proseguire Marchionni, il recupero dei centrocampisti juventini. Sale Moretti, cerca Del Piero che viene chiuso, ancora Marchionni. Fermato la Mouchy, quindi Donati per Falzini. Nakata non ci ha fatto vedere molto il giapponese finora, ancora Donati, la finta di Nakata. Francesco, non recupera, è ancora di Donati che abbia giocato proprio nella posizione ideale, ha giocato più che altro da tornante di sinistra, anche perché soprattutto nel primo tempo Prandelli ha affidato quel ruolo, possiamo dire, a Marchionni. Sì, Marchionni che si accentrava di più rispetto a Nakata. Diana, la pressione di Pavel Nedved con le mani, lo stesso Diana, Di Vaio al problema di girarsi. Diana, quindi Matteo Ferrari. Falzini, pallone a terra per Nakata, buono movimento, non lo molla Brighi. Bonazzoli, controllo difettoso. Montero intercetta la Mouchy, Bonazzoli, e qui c'è Giuliano che si disinteressa del pallone. Fatta un fallo di ostruzione. Sì. È stato buono, ecco qui, il tocco di Bonazzoli di esterno sinistro che poi andare a riprendere il pallone. Giuliano appunto va addosso a Bonazzoli e fa fallo. Calcio di punizione per il Parma. E qui Di Vaio ha una posizione molto invitante per Di Vaio. Lo stesso la Mouchy ha un buon piedino da quella posizione. Tra l'altro il Parma con il successo, l'unico nel 99, 2-1 a casa del Milan, l'ultima squadra vincitrice della Coppa Italia ad aver alzato la Supercoppa. Tutto è pronto, la Mouchy, Di Vaio, la sua rincorsa. C'è Nedved. La conclusione del capitano che però si trova il pallone troppo sotto, infatti si lamenta con il compagno, tocca anche il terreno. Traiettoria sporca, mentre vediamo che è pronto Barone, un altro cambio per la formazione di Cesare Prandelli. Uscirà Donati. Allora, bene, grazie Bruno. Allora fuori Donati, che abbiamo detto ha recuperato da poco per l'infortunio alla caviglia del 10 di agosto. Spazio per l'ex del Chievo, Simone Barone, giocatore anche questo di grande qualità. Comunque tornando a Donati, ha fatto una buona partita, una partita di grosso sacrificio, perché il Parma ha giocato con due punte e due esterni di attacco, per cui lui insieme alla Mouchy, anche se la Mouchy è portato più ad attaccare rispetto a lui, ha dovuto un po' fare da cerniera davanti ai quattro difensori del Parma. Lilian Thuram, la punta lunga con il sinistro sulla traiettoria Bonera, quindi la Mouchy apre la sua corsa, la Mouchy, serve Marchionni, buono corridoio, si ferma Marchionni, prepara la cross, temporeggia, pallone dentro, Bonazzoli, c'è la chiusura di Thuram, l'ultimo istante, si prosegue, sì. Ancora Marchionni, Moretti su di lui, lo punta Marchionni velocissimo con il suo baricentro basso, cerca spazio sul fondo. È bravo però Moretti. Sì, un buon Parma in questa situazione. Qui abbiamo visto quello che preferisce proprio Prandelli alla sua squadra, queste sovrapposizioni sugli esterni. Lui ama molto appunto andare al cross sia a destra che a sinistra. In questa situazione ci è riuscito perfettamente con Marchionni, azione pericolosa dove Thuram ha chiuso bene su Bonazzoli. Intanto l'avvicinamento che avevamo anticipato tra Donati e Barone nel Parma. Quindi adesso Simone Barone, lo vedete inquadrato di spalle, va in cabina di regia. Viene chiuso da Brighi Nakata, poi c'è il fallo su Di Vaio commesso da Marco Giuliano. Già battuto, ancora sulla destra, il cross di Marchionni, fuori misura, break per noi. Carta facile, prepagata, sicura, senza conto corrente. Agli sportelli Banca Popolare di Milano e su webank.it.
rimessa effettuata da Buffon, il colpo di testa di Ferrari, poi Nedved che va al recupero, perde palla, attimo di incertezza di Diana che poi in qualche modo riesce a chiudere, quindi Marchionni ancora, vede sullo scatto Di Vaglio, lo serve, buono movimento di Di Vaglio e salta Montero, posizione regolare, destro di Di Vaglio sulla traversa, brivido, grande occasione per il pareggio e questo è il vero Di Vaglio, una grande ripresa. Di Vaglio aveva già dato vedere un assaggio al quinto, si è ripetuto al diciottesimo e sarà importante anche vedere se la palla era entrata o meno. Aspettiamo il replay naturalmente, comunque non c'è stato diciamo nessun giocatore del Parma reclamato. Comunque qui abbiamo visto un Di Vaglio strepitoso, quello che ecco qua, questo stop grande interno, movimento su Montero, sì, libera su Montero e di destro scarica questo destro. No, la palla è lentamente fuori. Tutto regolare. Sfortunato il Parma. Sfortunato, ma grandissimo veramente Di Vaglio in questa situazione. Evidentemente sta prendendo più coraggio. Abbiamo detto, nel primo tempo ha giocato più da rifinitore, anche se aveva avuto un paio di situazioni che potevano diventare pericolose. Invece nel secondo tempo si è presentato subito dopo 5 minuti e in questa situazione veramente in modo Marchionni, fantastico. Ancora Di Vaglio al limite, ma questa volta su Billy Moretti. Palla al sinistro, il capitano, preso gusto, e gol! Il pareggio, firmato gusto. Di Vaglio! Lo stavamo dicendo, ci ha preso gusto. Aveva colpito la traversa, praticamente un minuto prima, forse anche meno con il destro, e poi adesso con il sinistro non ha dato scampo a Buffon. Rivediamo Bruno. Francesco, questo è un grande giocatore, un grande cannoniere, un giocatore che non ha problemi nel tirare di destro o di sinistro, un giocatore che appunto quando sta in condizione diventa quasi impossibile da marcare, perché ha tecnica, velocità e tiro, per cui, e per un difensore non sa mai dove deve andare, perché lui può calciare indifferentemente sia col destro che col sinistro. E la panchina è saltata come una molla, non sai che Prandelli sarà andato su un 3 metri. Ovazione, è una sorta, Bruno, di standing ovation meritatissima per il bomber del Parma, la reazione della Juventus, gara naturalmente che adesso si fa vibrante. Siamo quasi al ventesimo, 1-1, il Parma ristabilisce la parità. Marco Di Vaglio, ecco un altro pericolo, inizio fulminante di ripresa, adesso si aprono gli spazi, ancora la formazione di Prandelli, qui c'è un brutto fallo, vedete proprio il tecnico che si alza. Sì, Marchionni era lanciato a rete. Sì, brutto. Marco Giuliano. Cartellino giallo. Comunque poteva diventare un'azione molto più pericolosa questa, perché Marchionni è andato a dribblare quando invece sulla sinistra c'era Nakata. Ecco, vedete Di Vaglio che andava verso il centro e Nakata si stava inserire sulla sinistra tutto solo. Comunque ammonizione giusta, c'è tutta e niente, un Parma che sta crescendo. Forse la condizione fisica di questi giovani, ecco, rivediamo il gol di Di Vaglio, stavo dicendo la condizione fisica dei giovani del Parma, in questo momento la freschezza può essere importante. Intanto vediamo che si va a rifocillare Nakata, mentre il gioco non può ancora riprendere. Rivediamo la traversa. Sì. E poco dopo Di Vaglio ha allontanato la sfortuna con questa splendida rete. Bello il gesto, la destra verso sinistra, gran tiro, proprio bello e collo interno, e per Buffon non c'è stato niente da fare. 20 gol in 33 partite per Di Vaglio. Bruno Giordano conosce bene, sì. Fin da piccolo. Sì, ma si vedeva da piccolo, quando aveva 14-15 anni, che sarebbe diventato un grandissimo giocatore. Beh, in pratica si sono un po' accompagnati a vicenda Di Vaglio e Nesta. Sì. C'è stato un avvio più fulminante nella carriera di Alessandro Nesta, ma un ottimo recupero. Anche di perché Vaglio. Per Marco Di Vaglio in quel momento c'erano giocatori straordinari davanti, come Casiraghi, Box, Signori, lo stesso Rambaudi, erano giocatori che formavano l'attacco della Lazio. Ecco ancora qua. Buffon, soffre adesso la Juventus, Parma intraprendente, lanciato verso la porta bianconera. Sì, Di Vaglio diventa incontenibile, ogni volta che prende il pallone Di Vaglio in questi ultimi 5 minuti diventa un'occasione pericolosissima.
Dunque si gioca sull'1-1, Bruno Vesica. Sì, tra l'altro Prandelli durante l'attesa per la punizione ha chiamato Nakata, gli ha detto rimanete alti, tieni la palla ma non indietreggiate, quindi un Parma che ci crede. Adesso c'è una sostituzione per la Juventus, sta per uscire Moretti. Ci crede perché credo proprio la condizione fisica in questo momento, si vede che i giocatori del Parma arrivano con più facilità sul pallone, sono più freschi. Entrerà Birindelli. Ed eccolo qui, puntuali le nostre telecamere guidate da Angelo Carosi, ci propongono il riscaldamento di Alessandro Birindelli, mentre vediamo Fazzini che manda il pallone in fallo laterale perché bisogna constatare le condizioni di Marcelo Salas. Si sta divertendo il pubblico, chiaramente quelli di fede bianconera adesso un po' meno perché sì, si trovavano sull'1-0. La tribuna di fronte a noi, cioè il giallo-blu del Parma, esatto. Sono contento. Ricordiamo i supporters dell'Acri, la seconda squadra, hanno preso in adozione il Parma, mentre la Litiad dell'ingegner Gheddafi naturalmente non può che tifare Juventus come tifoseria. Qui stiamo rivedendo un tiro cross di Vaio che va sulla sì, parte esterna della traversa. Un Vaio che ha acceso il turbo. Il secondo tempo, questi primi 24 minuti veramente straordinari. Ecco la sostituzione per la Juventus, la seconda, fuori Moretti, al suo posto il jolly Sandro Birindelli. Perché Lippi ha capito che da quella parte Di Vaio sta facendo danni e mette un giocatore molto rapido che sulla corsa può stare alla pari con Di Vaio. Forze fresche dunque nel gruppo juventino. Intanto Nakata cambia tutto dalla parte opposta, ancora Marchionni, Bonazzoli va a chiudere Montero. Si muovono bene i ragazzi di Prandelli in modo armonico. Diana per Bonazzoli, posizione regolare, Montero sulla traiettoria, chiude in qualche modo quindi Giuliano, il recupero però è di Bonazzoli, va a braccare il pallone Diana, esce bene Tacchinardi dal blocco. Del Piero, è un brutto fallo, sì, di Bonera che però si va subito a scusare. Ecco qua. Cartellino giallo per Bonera per questo intervento su Alex Del Piero. In questo momento c'è soltanto una squadra in campo e questo è il Parma che sta cercando il colpo del KO perché vede che ha le possibilità, la freschezza di mettere in difficoltà il bianconero. Il Parma che in tre tentativi ha vinto una Supercoppa, la Juventus quattro volte è riuscita a giocarsi il trofeo, due successi. Francesco, c'è un avvicendamento, un altro da parte juventina, Marcello Lippi darà spazio a Zalaceta per cercare di dare più dinamismo all'attacco e lascerà al campo Salas. Abbiamo visto Del Piero cercare proprio Salas, poi la chiusura di Matteo Ferrari su questa incursione juventina va a vuoto Di Vaio, ma adesso sono più reattivi i giocatori di Prandelli, l'apertura di Barone comunque è fuori sura, Giuliano. Trovano bene i giocatori del Parma. Sì. Marchionni è tornato a fare l'ala. Specialmente ecco sulla parte di Marchionni dove c'è appunto Marchionni e le sovrapposizioni di Diana e questo creano grande scompiglio alla squadra bianconera. Ha sbagliato la misura Nakata, mentre qui vediamo gli ultimi dettagli da parte di Marcelo Zalaglietta, il bomber uruguaiano che quindi adesso andrà a sostituire l'altro americano, Marcelo Salas. Terza sostituzione nella Juventus. Fa bene Lippi a mettere giocatori freschi perché ha capito che il momento è delicato per la squadra e di conseguenza mettere tre giocatori freschi è importante anche per il resto della squadra. E quindi abbiamo visto entrare in campo Zalaglietta, questa l'indicazione di Marcello Lippi, lo scorso anno per lui in campionato 11 partite senza un gol. Però c'è da dire che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Eh sì. Ha fatto diversi gol. L'abbiamo visto anche all'Opera nelle partite che vi abbiamo trasmesso sulla 7. Un giocatore che tecnicamente ci sembra di buon livello. Sì. Molto bravo a difendere il pallone. Un giocatore che
di primo acchito non fa una grandissima impressione, però poi ha tutti i requisiti per essere un grande attaccante, perché ha il colpo di testa, alla tecnica, ha una buona velocità, per cui credo che possa essere anche lui molto giovane. Intanto ancora il Parma che punge, Marchionni, abilissimo l'uno contro uno, punta Pirindelli, attenzione Marchionni, pallone poi che viene bloccato da Buffon, si scalda ancora di più l'ambiente. Ecco qui, Zalaieta, buona la finta, parte l'uruguaiano, cerca il recupero Barone, Zalaieta, sta per entrare in area, fa in questo momento, stringe Del Piero, Zalaieta, palla dentro, e gol, la Juventus con Del Piero. Bravissimo Zalaieta, già all'inizio di azione, quando a metà campo è riuscito a coprire bene il pallone, e poi è andato sul fondo, comunque bravissimo Del Piero, ha fatto 3-4 finte prima di liberarsi, perché era sicuramente in inferiorità numerica. Ecco, qui rivediamo, erano due difensori, vedete le finte di Del Piero, è un po' folle diciamo i difensori del Parma, perché erano in superiorità numerica ma hanno guardato più il pallone che Del Piero, e per Del Piero insomma è stato abbastanza semplice, anche perché Zalaieta l'ha servito bene, dicevo, è stato abbastanza semplice depositare il pallone in gol. E guardate il bacio in segno di ringraziamento di Del Piero per Zalaieta, bravissimo nella Veronica a liberarsi di Falsini, andare via in velocità e servire questo assist davvero su un piatto d'oro, nemmeno d'argento. Complimenti quindi a Del Piero, ma anche a Zalaieta che, come diceva Bruno Giordano, ha segnato in Coppa Italia, per la precisione 5 gol in 8 partite e una rete per quanto riguarda le coppe europee. Partita che comunque si fa vibrante. Sì, ma sembrava che da un momento all'altro passasse in vantaggio il Parma, perché veramente negli ultimi 5-10 minuti c'era soltanto una squadra in campo, e entra Zalaieta e confeziona subito questa azione da gol per Del Piero. Adesso è Del Piero che ricambia per Zalaieta, la chiusura all'ultimo di Bonera. E noi naturalmente a beneficio dello spettacolo, ecco qua, rivediamo, ci attendiamo altri gol. È stato bravissimo, più che altro Del Piero sembra un gol facile, però è stato bravo nel avere pazienza, nel farsi trovare né prima del primo palo, oltre il secondo palo, e ha trovato il punto giusto al momento giusto. Io chiederei, Bruno, di rivedere il rallenti alla nostra regia, per vedere se tante volte c'è stato un tocco. Mi è sembrato Diana andare in recupero, comunque Del Piero si è lanciato sul pallone, Francesco, è andato a chiudere lo scambio con il compagno. Vai Bruno. Credo oltretutto che questa sia una risposta di Zalaieta a chi l'ha sempre definito un giocatore lentissimo. Di certo non ha lo scatto breve, però in progressione non è affatto lento, almeno non mi è parso in quell'occasione. Lo aveva dimostrato anche il campionato nella sua migliore partita con il Milan. L'avevamo detto comunque, che è un giocatore che sembra il primo acchito, non un grandissimo giocatore, ma poi vedendo piano piano ha tutte le qualità, protezione del pallone, stacco di testa, produzione nello spazio, è un giocatore molto completo, chiaramente davanti a sé ha Trezeguet e Salas, però credo che sì. Vediamo questa azione. Lamuscino riesce a incunearsi, poi però Bonazzoli prova, palla limite, Turam, l'anticipo su Nakata, sale il ritmo, partita davvero sempre più vibrante. Falsini, ancora per il giapponese, va Turam in chiusura, prepara con il sinistro cross Nakata, mette il pallone dentro, Bonazzoli in quota, Buffon è sulla parabola. Una bella partita, veramente un secondo tempo, l'avevamo detto all'inizio che questo secondo tempo ci sembrava migliore del primo, e adesso veramente ogni azione diventa un pericolo per le difese. Meglio avviso per aperto, Parma, sì. Juventus in questa finale di Supercoppa di Lega in diretta da Tripoli sulla 7, Nakata, spazio giapponese, il ripiegamento Brighi, il movimento di Rivaglio, lo vede Nakata, c'è l'anticipo però di Paolo Montero, ottima scelta di tempo per lui, quindi Turam, la battuta lunga con il destro nella zona di campo dove opera Baiocco, è costretto a retrocedere in qualche modo poi da Birindelli. E adesso, scusami Francesco, la Juventus gioca con 4-3-3, perché Baiocco è ritornato sulla sinistra, Brighi a destra e Tacchinardi centrale, e Ned è andato quasi a fare la terza punta, anche se gioca leggermente alle spalle di Zalaieta e Del Piero. La sponda di Del Piero per Turam, addirittura scandiscono i tifosi bianconeri questo possesso di palla della Juventus. Buffon, barone di testa, c'è l'intervento però di Farina, perché c'era un fuorigioco di Zalaieta, sì, il movimento di ritorno. Ecco qui rivediamo il gol. Allora,
Pallone dentro, va Del Piero, c'è una gamba con il calzettone giallo. Ma io credo, credo che il gol sia di Del Piero e questa angolazione forse inganna. Dall'altra si vede proprio che Del Piero con il destro appoggia la palla in rete. Intanto gioco fermo per soccorrere Marco Giuliano, crampi probabilmente, break per noi. Da oggi con il 4888 di TIM addebiti la telefonata ai numeri TIM e Telecom Italia. Intanto Del Piero mette la sua esperienza a disposizione del giovane Matteo Brighi, mentre stiamo rivedendo colpo di testa di Bonazzoli, sì, questo affondo del Parma con il suo centravanti che ha sostituito nella ripresa dal primo minuto Adriano. Deve salire di tono il brasiliano sul piano fisico, piano. Mi sembra che sia nella non logica delle cose. Si può pretendere fine diciamo agosto di vedere già un giocatore al massimo delle condizioni fisiche, specialmente per lui che è un giocatore molto molto possente. Vediamo se il Parma ci crede nel recupero. Nakata, la chiusura è di Turam, il pallone nella zona di Del Piero e fa ponte costruendo sul Barone, già battuta la punizione. Lamusci, Di Vaio, posizione regolare, Di Vaio in area, tutto solo, esce Buffon, arriva, attenzione, crampi ancora per sì, Giuliano. Ancora per Giuliano i crampi. Vedete che scuote il capo Marco Giuliano, sì, provvidenziale il suo recupero. Poi ha dovuto fare un recupero straordinario perché aveva fatto un passo in avanti per mettere in fuorigioco, ecco qua, Di Vaio, che il rigioco non c'è assolutamente. E appena vede che il guardialinee non sbandiera il fuorigioco deve fare questo recupero. Ecco qui vediamo, che alza il braccio per chiamare il fuorigioco, poi fa un bel recupero perché diventa pericolosa la situazione. Eh sì, rischia anche, anticipa Buffon che comunque era arrivato, ma certo Di Vaio quando fa il vero Di Vaio mette paura a tutti. Quando Di Vaio ha tanto spazio per lanciarsi diventa imprendibile per qualsiasi difensore. Adesso è un problema per la Juventus perché già ha fatto le tre edizioni e avere un Giuliano al 50% della condizione fisica effettivamente è un grosso vantaggio per il Parma. Infatti Bruno, Giuliano non ricordandosi forse ha chiesto la sostituzione e poi gli è stato segnalato che non era giochiamo possibile. Noi dopo che deve soffrire per la causa bianconera. Juventus in questo momento in inferiorità numerica, a bordo campo Marc Giuliano. Un cambio invece ancora a disposizione nell'eventualità per Cesare Prandelli. Certo. Diana testa, pallone recuperato da Baiocco, batte ancora Zalaieta, solo però c'è una sorta di gabbia, riesce a toccare per Nedved, molto bravo Zalaieta, va il cieco, è in ritardo sul pallone, non aveva la partenza fulminante Zalaieta, ma poi quando apre Beh, ma neanche il motore, si può pretendere questo, certo, perché è un giocatore di stazza e si porta dietro tantissimi chili, fosse anche agile nei primi 5 metri sarebbe un giocatore veramente straordinario. Qui abbiamo gli visto applausi. Un grande pezzo di Del Piero su del tifo juventino, sì, della Libia per Alex Del Piero che sembra comunque motivato e anche fresco sul piano fisico, buona condizione atletica, va Baiocco. La conclusione con il destro, sembrava alta, scende la traiettoria all'improvviso e tocca la trasversale alle spalle di Frey. Ogni azione diventa, c'è il boato perché può diventare, ecco qui rivediamo questo tiro che sfiora l'incrocio dei pali da circa 30 metri, 25-30 metri. Francesco, direi che al di là del numero che ha fatto Del Piero, veramente il suo spirito di sacrificio questa sera è venuto a prendere parecchi palloni alla sua tre quarti, esatto, e l'ha detto anche ai propri compagni, dice fatelo anche voi pochi minuti fa. E poi mi è piaciuto molto quel siparietto a gioco fermo quando c'è stato infortunio per crampi a Giuliano, è andato da Matteo Brighi, un giovane, dispensando io credo dei consigli da leader, da vero capitano, da uomo ormai di esperienza che soprattutto conosce tutte le pieghe della causa juventina. Eccolo Brighi, chiaro a che, chiudere che un capitano Falsini deve fare questo, specialmente con i più giovani, ma credo che sia anche contento Brighi sentire queste cose da un giocatore come Del Piero. Ghiaccio per Marcelo Salas, ma credo più di precauzione perché non ha subito falli duri. Intanto ha recuperato Giuliano e quindi proprio davanti alla panchina della Juventus con le mani indirizza verso Del Piero che vedete arriva quasi al limite dell'area. Sì, si scambiano molto le posizioni quando Del Piero gioca sulla linea di... Occhio a questa situazione.
Barone, Di Vaio in area, Di Vaio prova la conclusione, scivola con l'appoggio, non riesce a battere con il sinistro. È stato bravo anche Birindelli a non abboccare alla finta, sì, e poi con il piede ha allontanato il pallone. E stavo dicendo appunto che quando fuori gioco intanto di Zaglietta, ecco qua, cerca di portarsi il pallone sinistro e Birindelli è bravo a non farsi girare. Barone per Bonazzoli, testa Turam con molta calma, Del Piero, la pressione di Barone che riconquista un'ottima palla per il Parma. Si va a vedere Diana, servito non con estrema precisione, quindi Marchionni, pallone a terra, la Muscì, l'appoggio per Diana, il cross di prima, Bonazzoli anticipato da Del Piero, Falzini, pallone con il sinistro, Tacchinardi, cerca di uscire Montero, poi la conclusione di Marchionni sul fondo, break per noi. Ogni volta che hai bisogno di un taxi, ovunque tu sia, chiedi il 412. La risposta a tutto. Buffon osserva la posizione dei compagni e si appresta a calciare, lo fa in questo momento. Il pallone di Bonera che cerca di sospingere gli avanti giallo-blu, Di Vaio, quindi Bonazzoli, pallone di ritorno, Di Vaio in aria, attenzione Di Vaio ancora! Clamorosa questa opportunità per il Parma, guardate Prandelli Sì. Che si inquieta, la chiusura all'ultimo istante della difesa juventina, con Montero, rivediamo. Sì, è stato bravo Giuliano nel fare la diagonale, sì. Comunque buona l'intesa tra Bonazzoli e Di Vaio, ogni volta ci ripetiamo, ma ogni volta che prende palla Di Vaio diventa veramente pericoloso. Bravi anche Montero e Giuliano, vai Bruno. Giuliano con l'unica gamba buona perché sta soffocando vistosamente. Vale di più questo intervento. E comunque Di Vaio irresistibile in questa ripresa. Siamo al 39esimo, 6 minuti per il Parma. Il Parma non ha accusato tantissimo il gol di svantaggio, ci prova ancora la convinzione di poter arrivare ancora al pareggio. Una ripresa di livello assoluto, molto godibile sul piano estetico. Parma che cerca ancora la forza e la voglia, il pareggio. Questa volta Di Vaio non può intervenire. Cross fuori misura di Marchionni, la rimessa per Buffon. Sì, si poteva pensare a un secondo tempo più blando perché la temperatura e i viaggi, però al contrario invece il secondo tempo è stato fino a questo momento veramente molto molto bello. Un dato curioso, Bruno, nel 71% dei casi la Supercoppa di Lega va a chi segna per primo, aveva sbloccato la partita la Juventus, poi c'era stato il ritorno del Parma e quindi il 2-1 ancora con Alex Del Piero. Certo, qualsiasi squadra vorrebbe partire sempre in vantaggio. Certo, Nakata, Ferrari, Bonera, lavorano il pallone i difensori emiliani, Diana per Bonazzoli, la sponda, si inserisce la Muscì, la conclusione, non trova il bersaglio grosso, Sabri, la Muscì, 3000 dalla Tunisia per lui. Ecco qui rivediamo, è stato bravo comunque Tacchinardi a buttarsi in scivolata e a costringere la Muscì un'angolazione diversa da quella che voleva. Soprattutto direi ad allungare il passo. Sì. Il che ha portato a questo sinistro sporco da dimenticare. Intanto avete visto la Supercoppa che fa bella mostra sulla pista di atletica dello stadio 11 giugno di Tripoli, la quale vi stiamo trasmettendo diretta in esclusiva sulla 7. Abbiamo ormai superato il 40esimo mentre stiamo rivedendo l'intervento falloso di Bonazzoli su Birindelli. Intervento di Diana, centrocampo, Tacchinardi, Zaleglietta, tiene palla, attende l'arrivo di Brighi, Nedved si libera e si propone Baico. Vediamo se va cross l'ex Perugino, preferisce la palla a Tella, ecco la traversone per Zaleglietta, Falzini sulla traiettoria. Zaleglietta quando gli arrivano questi palloni dentro la riccola è bravo nel farsi trovare sempre smarcato. Break per noi. Santal Active Drink ti rigenera in modo naturale. Santal Active Drink. Drink natural. Be active. Del Piero per Zaleta. Pallone dentro, fuori però per Del Piero stavolta. Sì, Juventus, Francesco, calma. Che adesso in questi momenti pensa qua a difendersi. Abbiamo visto questa azione di Zaleta, era soltanto Del Piero ad appoggiarlo.
per cui credo che giustamente, stando in vantaggio di 2-1, dovranno ammendare in questi minuti finali il pallone. Il lancio lungo per Zalaghetta, manda vuoto Falzini con grande abilità, dentro c'è spazio per lui, le finte di Del Piero, rifornimento per Zalaghetta, viene preso pro tempo l'uruguaiano, nulla da fare. Mentre vi ricordo che al termine naturalmente interviste con i protagonisti dallo studio di Roma, Aldo Biscardi e i suoi ospiti, e voglio ricordarvi anche che proprio Biscardi sarà puntuale il 2 settembre con il processo, anticipando anche il campionato. Diana, pallone a terra, poi intercetta Baiocco, Pavel Nedved, ancora per Baiocco, Del Piero, Tacchinardi, sale Brighi. Quindi adesso la Juventus fa più un possesso palla, cercando di andare sempre a far rallentare l'azione. Parma giustamente aggressivo, cerca di rompere palla per ripartire, per tentare di pareggiare questa partita. Lamouchi di prima per Tivaglio, ottimo di Thuram, vediamo se si avventura in una delle sue imperiose avanzate, perde l'appoggio però, ne approfitta Nakata, cade Bonazzoli, si lamenta all'indirizzo di Carina, un contatto con Giuliano. Adesso in questo momento sono stanchi tutti i giocatori, chiaramente quelli che sono entrati per ultimo un pochino, però fatica si fa sentire, è una partita molto tirata, specialmente nel secondo tempo con questo caldo, questa umidità, e credo che questo va a onore dei giocatori che hanno offerto veramente una bellissima immagine e soprattutto un bel gioco. Non si sono risparmiati i calciatori di Juventus e Parma in questa serata di Tripoli, che stia proponendo sulla 7 per il grande calcio d'estate, ma soprattutto primo trofeo della stagione, Bruno, 2002-2003, in attesa del campionato, quindi una valenza ancora maggiore. Abbiamo lasciato appunto in Italia col trofeo Coppa Italia, con questa partita la ritroviamo come prima, giusto che sia. Francesco, la rimessa di Buffon, vai Bruno. Si giocheranno 3 minuti di recupero. E allora ancora 3 minuti e spiccioli per il Parma nel tentativo di raggiungere il pareggio. In questo caso si andrà ai supplementari. È la Juventus però a tenere il possesso del pallone. Baiocco, buona partita per lui. Del Piero, sicuramente uno dei migliori. Si fa anticipare questa volta Zalaghetta, esce di forza Ferrari, il recupero di Zalaghetta, guardate con quale accanimento. Quindi Falzini, Barone, tutta palla Barone, Nakata, c'è spazio per il giapponese, prova la fondo Nakata, è bravo Tacchinardi, Tacchiti d'esperienza. Sì, ha fatto una buona partita Tacchinardi, anche se stanco, abbiamo visto prima faceva un po' di allungamenti perché anche lui ha crampi, e qui quello che diciamo prima, la Juventus che tenta di far passare i secondi, molto abile, è vero. Lui che ha aspettato proprio che andasse sotto Falzini, soprattutto chi ha tecnica in questi momenti si deve prendere la palla tra i piedi e tenerla il più possibile. Abbiamo visto agitarsi Prandelli, il suo secondo, Gabriele Pin e il team manager Lorenzo Minotti. Un Parma che comunque ha dato una buona partita. Sì, io credo che è cresciuto moltissimo il secondo tempo. Credo che Prandelli debba essere molto contento della prestazione del Parma, perché sull'1-1 pensavamo che il Parma potesse vincere anche la partita, poi un'invenzione di Zalaghetta Del Piero ha portato in vantaggio la Juventus, però credo che Prandelli debba essere più che soddisfatto. E comunque ci sono ancora circa 2 minuti per credere nel pareggio da parte del Parma. Thuram si libera del pallone, Nakata con le mani, Falzini, vediamo se va alla battuta lunga, la effettua Falzini per la testa di Mazzoli, arriva Marchionni, c'è la chiusura di Girindelli, quindi riparte Baiocco, inesauribile. Sì, comunque è una grande mossa fatta Lippi quando ha messo Birindelli sulla sinistra, perché Moretti soffriva molto Marchionni, hanno un po' diverso. Birindelli chiaramente, essendo brevilinio, ha arginato meglio, diciamo, quella fascia bianconera. Thuram, il sinistro a giro, Baiocco, la verticalizzazione per Nedved, qua c'è il dubbio, gioco, sì. Addirittura qualche da rivedere, dubbio, perché proprio siamo quasi in linea. Sì, forse quasi regolare. Intanto Frey lo spinge il pallone in avanti, nel minuto per esaurire anche il recupero. Nakata conquista il pallone, sale Falzini,
Si rovescia la formazione di Prandelli, ma sbaglia tutto Falzini. Si è sbagliato il dosaggio di questo cross. Negli ultimi secondi stiamo vedendo il Parma che cerca di scavalcare la metà campo per servire Bolazzoli e di conseguenza qualche spizzata per Di Vaio o gli altri centrocampisti. Sentiamo i tifosi. Eh sì, li sentiamo in maniera intensa, i supporters della Juventus che aspettano naturalmente il successo per festeggiare qui a Tripoli, feudo bianco-nero, uno dei tanti. E questa può essere l'ultima occasione, Francesco, questa è l'ultima. Il Parma. La battuta lunga, Farina dice che finisce qui. 2-1 risultato, vediamo un gesto di grande intensità da parte di Marcello Lippi, ma soprattutto abbiamo assistito a una bella partita, sì, ricca di contenuti, una ripresa salita vertiginosamente di tono, Bruno. Sì, pensavamo il contrario, una partenza migliore e piano piano un po' di stanchezza, invece i giocatori sono stati perfetti in interpretare la gara e piano piano è salito il tono agonistico e fisico e nel secondo tempo abbiamo visto veramente un secondo tempo di grandissimo livello. Vediamo chiaramente i giocatori in mezzo al campo molto molto stanchi, ma è giusto che sia così, ecco. Mentre l'ingegner Gheddafi con il presidente della FIFA Blatter, il presidente della Lega Italiana Adriano Galliani stanno scendendo sul terreno di gioco che ha visto la Juventus conquistare la sua terza Supercoppa di Lega, battendo per la seconda volta nella storia della manifestazione il Parma, l'avevamo ricordato, era già accaduto gol di Vialli nella stagione 95-96 con il risultato di 1-0, poi nel 97-98 sul Vicenza 3-0. Intanto vedete queste immagini di gioia, di festa sul campo così come sulle tribune, ma vogliamo ancora ribadire di un Parma all'altezza della situazione. Parliamo di episodi contestati perché è una bella serata, però vabbè, questo passa in secondo piano, ma c'erano da elogiare e ringraziare uno per uno i tuoi ragazzi e l'hai fatto, perché sono stati autori di una prova generosa. Ho fatto una buona prova, giocata bene per un'ora buona, poi dopo ci sono stati alcuni problemi, abbiamo sopperito con grande cuore, con grande determinazione alle difficoltà di una squadra giovane come il Parma che cercava di riprendere la partita, anzi l'aveva ripresa, poi abbiamo avuto la capacità, la bravura con quel bel gol di Del Piero di andare in vantaggio, un vantaggio tutto sommato nell'arco della partita penso meritato. Cioè, ci sono stati quei 20 minuti nella parte centrale del secondo tempo, un quarto d'ora che il Parma ha preso la traversa, Marcello. Poi una traversa l'abbiamo scheggiata anche noi, insomma è una bella partita con le squadre ancora non al meglio della condizione. E dobbiamo dire, adesso lo possiamo dire, su un campo insomma non proprio perfetto e soprattutto con un gran caldo che sì, ha messo a dura Marcello prova, mi senti? Sì, ti sento, sì. Oh, allora ti volevo chiedere, Marcello, due gol di Del Piero, noi abbiamo visto un Del Piero in netto progresso, tu come lo giudichi a prescindere dai gol? No, in netto progresso, generoso, Del Piero è diventato l'anima di questa squadra, avete visto come ha lottato nei minuti finali per difendere questo risultato importante, l'ha fatto come il migliore dei difensori, con grande cuore, così come tutti i suoi compagni, questo è lo spirito giusto della Juventus. Marcello, Lamberto Sposini e Roberto Renga ti vogliono rivolgere qualche domanda. Lamberto Sposini, grande tifoso juventino, allora. Buonasera Marcello. Sì. Allora, volevo chiederti, a parte la buonissima prova di Del Piero e i due gol, qual è la cosa che ti è piaciuta di più e quella che ti è piaciuta di meno nella Juve? Ma sai, adesso appena finita una partita è difficile fare dell'analisi. L'analisi che abbiamo fatto, la Juve ha fatto una buona partita, nei 90 minuti ha comandato la partita per 70, poi ha avuto i 20 minuti del secondo tempo nei quali ha sofferto per vari motivi, abbiamo praticamente Giuliano che era quasi zoppo nel finale, abbiamo avuto qualche problema. Sala si è lottato, ha giocato, ha corso, pur essendo 9 mesi che non gioca. Insomma, ci sono tante cose che mi sono piaciute e tante cose straordinarie. Bruno, può essere la coppia della nazionale in Azerbaijan? Potrebbe essere, perché abbiamo rimpianto il non impiego di Del Piero e la mancata convocazione di Di Vaio. Sono due giocatori ancora molto giovani e possono fare veramente una coppia straordinaria. Qui stiamo rivedendo proprio la giocata preziosa di Marco Di Vaio che firma l'1-1
con grand un gol. Sinistro portentoso, sì. Gran gol, bello la preparazione. Buffon l'aveva intuito, aveva intuito la traiettoria, se l'ha buttata pure toccata la palla, ma era un bolide. Preciso. Sì, ma Aldo era veloce il tiro. Sì, veloce, veloce. Era molto veloce. Preciso e veloce. Ecco in mano per la Juventus. Che ecco i vincitori, la Supercoppa. La terza Supercoppa di Lega. In quel di Tripoli, in questa serata davvero speciale, e siamo contenti di avervi proposto grandi emozioni. Un altro prestigioso trofeo per la Juve, un'altra pagina prestigiosa per la 7. Direi proprio di sì, Aldo, e soprattutto momenti di gioia per gli juventini che sono in Libia, ricordiamo 10 club bianconeri, un entusiasmo straripante che in questi due giorni abbiamo potuto toccare con mano. Sì, c'è un applauso anche per i giocatori, esatto, del Parma, dalla parte dei tifosi del Parma, esatto, alla tribuna di fronte a noi. Abbiamo già detto di questo gemellaggio, sì, tra, sì, le due squadre della città, l'Acri e l'Al Ittihad, che è la formazione dell'ingegnere Gheddafi, tifoso della Juventus e prossima ad entrare nel consiglio di amministrazione ad ottobre. Adesso tutti aspettano che il capitano Del Piero alzi la coppa che gli sta per essere consegnata dalle mani del presidente Galliani. La vuole toccare anche Blatter. Anche Blatter, lo vedi, Aldo? Ed ecco qui Del Piero. Sentite che entusiasmo. Standing ovation del pubblico di Tripoli qui allo stadio 11 giugno. E la Juventus quindi inizia così come aveva concluso, vincendo. Sì, è una, non è male. Una squadra, una società abituata a queste giornate così importanti. Sentite gli applausi, sarebbe bello vedere i giocatori del Parma che escono. Francesco, c'è un applauso straordinario. C'è Paolo Montero che ne approfitta. Vai, per Bruno. Annaffiare tutti. Paolo Montero ne approfitta per annaffiare tutti con l'acqua, ovviamente. Si scherza, si gioca, è una serata di felicità. Sì, sì, la verità è che abbiamo fatto una bella partita, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po', il Parma è una grande squadra e bueno, siamo contenti di vincere questa Coppa. Iniziamo bene l'anno, speriamo che continui così. È solo l'inizio, si dice così di solito. Se Dio vuole speriamo di vincere ancora. Bene. E adesso tutti vogliono anche il tifoso Gheddafi Junior. In questa foto ricordo, vedete, sorrisi. E beh, in questo caso sì, da calciatore a calciatore. Calciatore chiaramente in questa situazione più tifoso, ma un tifoso eccellente. Beh, lui si può permettere di scegliere tra le varie vesti, certo, visto che ha tante cariche, ma di sicuro, al di là di tutte le interpretazioni, è un grande appassionato di calcio. Sì, beh, per portare una partita così importante qui a Tripoli vuol dire veramente amare questo sport. Ricordiamo l'obiettivo Mondiali 2010, quindi una crescita per il movimento del suo paese, l'entusiasmo anche da parte dei tifosi del Parma, Francesco, adesso anche sì, i tifosi del Parma, i giocatori della Juventus vanno sotto la tribuna, diciamo, del Parma. Ecco qui, stiamo vedendo una bella inquadratura e c'è Marco Iuliano che dice: io non ce la faccio a fare il giro di campo. Aiutalo Bruno, sostienilo. Non lo posso aiutare, è troppo grosso. No, più stanco oggi, prima Del Piero raggiante. Sì, ci ho un po' tagliato le gambe la prima partita, le ho risentito, anche perché sono pieno di viaggi, siamo tutti pieni di lavoro, allora sembra un po' più pesante degli altri. Non sembrava però, No, sono contentissimo perché abbiamo fatto una buona partita. Anche se abbiamo un po' sofferto il ritorno del Parma alla ripresa, però abbiamo avuto, penso, un carattere che è quello poi della Juve, abbiamo penso meritatamente tutto questo trofeo. Senti, adesso continua, siamo solo all'inizio, c'è un campionato, anche se c'è un po' di giorni in più, forse vi avvantaggiano, no? Questo inizio posticipato. C'è vantaggio, sicuramente i trofei li vogliamo sempre vincere, no, non è questione di vantaggio, svantaggio, è un appuntamento in cui tenevamo tutti, l'abbiamo raggiunto meritatamente, adesso ci godiamo questa vittoria anche se abbiamo pochi giorni per festeggiare perché si ricomincia subito a lavorare. E allora buon lavoro. Grazie. Buon lavoro naturalmente alla Juve come al Parma, giro di campo per i vincitori della Supercoppa. Francesco, una stagione da incorniciare per la Juventus. Vai Bruno. E sono qui e
Ringrazio perché è riuscito dagli spogliatoi molto sportivamente Marco Di Vaio, sul cui volto è dipinta la delusione per questa sconfitta e anche qualcosa forse da chiarire, qualcosa che non hai visto bene. No, noi dal campo, sentendo anche Matteo Ferrari sul gol loro, sull'azione all'inizio al centrocampo, ci sembrava fallo, almeno all'inizio, perché Matteo sembrava in anticipo. Lo faremo rivedere, però c'era anche un gol per la Juve annullato ingiustamente sull'1-0. Comunque, il grande rammarico che secondo me abbiamo, dopo una partenza difficile, abbiamo strameritato dopo il gol loro, ne abbiamo creato tantissime palle gol. Bruno, fai tantissimi complimenti da parte mia, veramente ha fatto una partita. Tanti complimenti da parte di Francesco Izzi, Aldo Biscardi e soprattutto Bruno Giordano, perché veramente hai fatto una grande partita e devo dirti anche l'arbitro, il quarto uomo, si sono girati verso me e ho detto che gran giocatore. È una consolazione, ma sicuramente la si può accettare con piacere. Si accettano i complimenti, ma vedere alzare poi gli altri trofei dà la gran fastidio. Va bene, diciamo, consoliamoci che è il trofeo forse meno importante, ce ne sono altri che possono diventarlo. Sicuramente, però noi non abbiamo tante occasioni di giocare una finale, comunque dispiace averla persa così, e rimane il gioco, rimane la reazione della squadra che ci dà grande stimolo per andare avanti, sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto, complimenti a loro. Grazie a te. È la legge dello sport, un po' amareggiato Marco Di Vaio, e chiaramente soprattutto dopo una prestazione così sì, bella da parte sua. Ha fatto un gran gol Bruno, ha fatto un gran gol, ha fatto una grande partita. Sì, Aldo, anche sull'azione della traversa in un paio di occasioni ha chiamato Buffon a parate straordinarie, un Di Vaio specialmente nel secondo tempo incontenibile. Bruno, tu sei stato un grande attaccante, si può dire che Del Piero e Di Vaio sono stati i mattatori di questa serata, a parte il gol che hanno fatto. Sì. E comunque rivedremo alla Super Moviola con Aldo Biscardi alcuni episodi, anche quello Francesco, di cui parlava proprio Di Vaio. Sì Bruno? Sto correndo dietro Ale Del Piero che vai. Porta orgoglioso questa coppa. Ale, allora c'è da essere veramente felice. Sì, sì, moltissimo. Stanchi e felici però. Sei stato veramente, scusa fermati un attimo perché sennò non prende più il microfono. Non solo hai fatto due cose, sei stato veramente generoso, un esempio per la squadra, hai corso il lungo e largo. Non voglio, io ti fai complimenti a tutti, c'è gente che è finito con i crampi, che era stanchissimo. È stata dura perché il Parma ci ha messo sotto nel secondo tempo, però siamo ultra felici e adesso andiamo a festeggiare. Grazie. Laconico. Giustamente va a goderci un po' di riposo, intanto qui stiamo tenendo la parte conclusiva dell'azione, io credo che sia proprio lui a toccare, no, con un bel quinzo, poi rivedremo eventualmente se c'è questo fallo di Zalaieta nell'avvio dell'azione, come diceva Di Vaio, su Matteo Ferrari. Questa è l'immagine emblematica della serata, Supercoppa Italiana di Lega alzata al cielo di Tripoli. Direi di fermarci per un attimo, ma la grande serata di calcio prosegue sulla 7, avremo ancora tanto da proporvi con la Super Moviola, con gli ospiti da Roma nello studio di Aldo Biscardi. A tra poco.